Buongiorno e grazie a tutti per essere qui. Molto numerosi, mi fa molto piacere. Dunque, vorrei fare una premessa. Questa conferenza è stata organizzata da persone singole e Italia Nostra ci ha aiutato molto per poter utilizzare questa sala. Attraverso questo incontro cercheremo di portare all'attenzione della cittadinanza spezzina, perché siamo a Spezia, ma speriamo che questo succeda in tutta Italia. Dicevo, portare all'attenzione della cittadinanza un'informazione che sistematicamente viene ostacolata, se non boicottata. Quindi ringrazio Gianni Lannes, che è qui, scrittore ora e giornalista prima, e tutt'uno si può dire, che nel suo intervento ci racconterà delle inchieste che ha fatto in tutti i suoi tanti anni di attività, e in particolare, appunto, come ha accennato, ci racconterà il contenuto dell'ultimo libro, Terra Muta, che affronta un tema molto particolare, nel quale le mani. Quindi vorrei presentare, se ci riesco brevemente, perché ci sarebbe da dire molto su Gianni, l'autore di questo libro, Terra Muta. Quindi, chi è lo scrittore Gianni Lannes? Prima di tutto è un giornalista, e non un giornalista qualunque. È fotoreporter, è esploratore, è subacqueo, ma in sostanza è un ricercatore, un investigatore. È persona scomoda perché finisce sotto la sua lente e rifiuta i compromessi e senza dubbio arriva in fondo alle sue inchieste. Ha lavorato per i canali Rai e La 7 e per le principali testate giornalistiche quali Panorama, L'Espresso, Famiglia Cristiana, Airone, per La Repubblica, Il Giornale, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La Stampa, L'Unità e molti altri ancora. In seguito all'apertura del suo giornale online nel 2009, Italia, Terra Nostra, e alle sue scrupolose indagini pubblicate sul sito del giornale e sul suo primo libro, Nato, Colpito e Affondato, il giornalista e persone a lui vicine subiscono minacce e una serie di attentati. Gli viene concessa la scorta della Polizia di Stato H24 dal 22 dicembre 2009 al 22 agosto 2011, quando con una semplice telefonata gli viene revocata la protezione, senza che siano stati trovati né i mandanti né gli esecutori degli attentati. Dal novembre 2010 il sito di Lannes, Italia Terra Nostra, risulta oscurato, senza un particolare motivo, per esempio per denuncia o querele per diffamazione o altro, ma semplicemente perché lo ha deciso il server che lo ospitava, da Roma. Oggi gli appunti, gli articoli e le inchieste sono consultabili sul suo diario internautico, sulla testa, è il suo blog online. Per professione e interesse personale, da più di 25 anni intraprende impegnativi viaggi in luoghi pericolosi, di terre vicine e lontane. Pur lavorando molto all'estero, spazia nel Mediterraneo, ma è legatissimo al suo Cardano. Le principali inchieste giornalistiche riportate nei suoi precedenti libri, Nato, Colpito e Affondato, di Meridiane Edizioni, e Il Grande Fratello, Strategie del Dominio, di Draco Edizioni, riguardano temi scottanti e scomodi. Per chi è interessato, credo che anche questo sia possibile ordinarli presso la libreria dei cicli fuori. Le indagini contenute in questi libri partono dalla guerra in Jugoslavia per arrivare ai residui bellici e chimici scaricati nei nostri mari dal 1943 ad oggi, fino al pericolo che affrontano i pescatori dell'Adriatico, tutt'oggi, quando tirando sulle reti pescano, invece che semplici pesci, ordigni esplosivi con i bottini di brine e forcelle. Vanno dalle navi dei veleni, affondati con i loro carichi mortali, al traffico di armi e di esseri umani. Lannes scava per trovare i mandanti delle stragi, che regolarmente sono coperte da segreto di Stato. Questo è il solito muro contro il quale, in sostanza, ci si batte e impedisce sempre di conoscere la verità. E ancora si occupa di uranio impoverito e si arriva alle bombe nucleari conservate nel Basinato, del territorio nazionale. In questi libri si parla di massoneria deviata, di economia, di politica, fino a giungere alle multinazionali del cibo e dei farmaci, e dei loro traffici.
e ancora i campi di concentramento della seconda guerra mondiale costruiti in Italia e di quelli dei nostri giorni, i CIE, cioè i campi di identificazione ed espulsione degli immigrati entrati clandestinamente. L'ultimo lavoro, Terra Muta, dà seguito alla linea già tracciata nei precedenti libri. L'inchiesta tratta di esperimenti ambientali, sia di carattere industriale che militare, effettuati in tutto il mondo e anche purtroppo, o comunque non siamo immuni, nella nostra penisola. Si approfondiscono temi come quelli annosi delle scie chimiche e del progetto ARP e MUOS. Nel libro si insinua il dubbio che calamità naturali quali terremoti, siccità, alluvioni e altro possano essere indotte artificialmente. Questa volta però Lannes cambia stile e, come egli stesso dice, non un elenco di atti, fonti, date e documenti, bensì una storia di fatti inequivocabili narrati da un giornalista particolare, Lucien, che camminerà sulle mie orme e vedrà con i miei occhi. Quindi sarà Lucien, in questo libro, a porsi le domande alle quali cercherà di dare le risposte. Infine, trova e documenta l'esistenza di sistemi realizzati su brevetti di scienziati che si occupano di tecnologie destinate all'energia e che portano avanti le scoperte e le intuizioni dello scienziato Nikola Tesla, che già nel primo Novecento aveva fatto ricerche fondamentali riguardo l'elettricità. Tesla aveva infatti ipotizzato la possibilità di fornire gratuitamente energia elettrica a tutto il mondo, trasmettendola via etere, quindi per il bene dell'umanità. Lucien ritiene che le scoperte di Tesla siano state e siano tuttora sviluppate e utilizzate per scopi militari e non più, o almeno non solo, per usi civili ed utili quindi all'umanità. La bellissima epigrafe che l'autore di Terra Muta ha voluto porre sul suo libro è ancora di Nikola Tesla. La scienza è solo una perversione se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Per concludere quindi questa lunga introduzione, vorrei dire che le ipotesi di Lucien riportate nel libro possono indurre a scetticismo, ma ricordiamoci ciò che anche Albert Einstein diceva: la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Ok, ora aspettiamo. Grazie, sono contento di tornare alla Spezia dopo 2 anni. Ringrazio Davide, Italia Nostra, questa città e voi qui presenti, ovviamente. Nel senso comune, del genere umano, i terremoti sono di origine naturale, è la terra che si muove. Terra è un titolo emblematico. Nei dialetti, nelle lingue del sud, si dice Terra Muta. Ma io non sono filologo, ovviamente. Terra Muta vuol dire anche terra silente, terra passiva, ma il terremoto è anche qualcosa di positivo, è azione, è energia, è divenire. È una sorta di esaltazione. Ecco, dicevo, nel senso comune, universale, i terremoti sono naturali, no? Credevo anch'io, fino a qualche anno fa. Non sono un depositario di verità, non sono un sismologo, sono un ricercatore attento, sono un uomo, sono stato un giornalista una volta, ora non sono più. Nel 2009 mi sono precipitato come altri giornalisti all'Aquila. Una telefonata nel cuore della notte e sono partito. Noi immaginavo le origini di questo terremoto, perché di questo si parla stasera, partirò da questo. Questo reportage fotografico che in parte inedito documenta quello che è accaduto in quei giorni. Non solo una tragedia umana, 309 morti, e grazie all'abnegazione dei vigili del fuoco italiani, alla protezione civile, ai volontari arrivati da tutto il mondo, per
di 2.000 persone sono state salvate tratte da un macello rapinato in 15 minuti. Eppure gli esperti, i sonori della scienza italiana, avevano addirittura sentenziato in una pubblicazione etica della Regione Umbria qualche anno prima, e faccio riferimento esplicito, dichiarato con nomi e cognomi, a Guido Bertolaso ed Enzo Boschi, che ci sarebbe stato un terremoto distruttivo all'Aquila, che hanno anche scritto con l'entità dei danni e il numero dei morti. Strano, vero, perché tutti sanno che i terremoti sono imprevedibili. Anzi, la scienza lo sottolinea, lo rimarca sempre. Sono imprevedibili. Allora come fanno questi due scienziati, come hanno fatto questi due scienziati italiani, a prevedere qualche tempo prima un terremoto distruttivo, azzeccando la data, l'entità dei danni? Hanno sbagliato soltanto l'entità dei morti. Sapete perché? Perché quelle persone sono state salvate e perché tante altre hanno dormito all'aperto la notte tra il 5 e il 6 aprile. Non hanno dato ascolto alle raccomandazioni della Commissione Grandi Rischi. Sapete che recentemente il Tribunale dell'Aquila, con sentenza di primo grado, ha condannato a parecchi anni di reclusione gli esperti presenti alla riunione del 31 marzo 2009 all'Aquila, che al termine di quell'incontro hanno tranquillizzato l'opinione pubblica con dichiarazioni allucinanti: state a casa, non ci saranno terremoti, è tutto a posto, tutto tranquillo, dormite sonni beati. Così non è stato. Per fortuna gli aquilani, gran parte degli aquilani, quella notte ha dormito alla ghiaccia. E tanti sono stati per questa ragione, altrimenti le stime sui morti si avrebbero azzeccate. Allora ripeto, se i terremoti sono prevedibili, o questi due personaggi in cerca d'autore hanno una sfera di cristallo molto particolare, oppure sono depositari o sono stati depositati di verità inconfessabili, indicibili, verità particolari, molto particolari, perché questo è un paese, il bel paese, che è caratterizzato dai segreti di Stato, che nascondono ogni nefandezza. Perché attraverso i segreti di Stato si possono nascondere le stragi di Stato. Anche la scienza fa ipotesi, fa supposizioni. Anch'io faccio ipotesi e supposizioni. Non sono il protagonista di questo libro. Lucia non è il mio alter ego, è la voce narrante, il protagonista di Terra Nostra. È il terremoto, o meglio, le cause che provano, scatenano i terremoti. Perché dovete sapere che almeno dal 1945 c'è un paese a nord, gli Stati Uniti d'America, che hanno sviluppato una tecnologia tale da indurre terremoti artificiali. C'è un documento legato, il documento 28, ma qui ho portato una pagina estrapolata di questo documento, un documento declassificato qualche anno fa negli Stati Uniti, acquisito legalmente, attesta che al termine della Seconda Guerra Mondiale, per far capitolare il Giappone, gli Stati Uniti avevano due possibilità: o usare l'atomica o provocare un terremoto. Optarono, come sapete, per la propria. Usarono due bombe, la prima su Hiroshima da 16 kilotoni e poi successivamente, qualche giorno dopo, su Nagasaki con una potenza di 22 kilotoni, obiettivi civili non militari, quando il Giappone era prossimo alla resa. Ma potevano scatenare un terremoto. Avevano già incamerato, diciamo, rubato, sottratto illegalmente a Nikola Tesla, che aveva ricevuto qualche anno prima, i suoi segreti. Oggi hanno altri dispositivi, perché dal 45 ai giorni nostri la scienza militare è fatta di progressi. Il vero problema, sapete qual è? In fondo,
l'assoggettamento della scienza. La scienza non è neutrale, la scienza è di chi paga nell'ambito civile, di chi paga meglio, per esempio le multinazionali, di chi compra gli esperti. Ma la scienza è sotto il tallone militare. Il vero problema delle democrazie occidentali sono le elite militari che insegnano le democrazie. Vi faccio un esempio banale, molto banale, che ci riporta purtroppo i veri per terra in Italia. Alzi la mano tra i presenti, chi sa che la Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, promulgata nel 1948, è stata sospesa, congelata, annullata in punta di diritto, senza che il popolo sovrano sapesse qualcosa, col Trattato di Lisbona, firmato in quella sede il 3 dicembre dell'anno 2007. Da Romano Prodi e Massimo D'Alema, entrato in vigore questo trattato nel 2009. Allora la Costituzione italiana, una Costituzione moderna, dinamica, non attuata, ovviamente, nei suoi principi fondamentali, eppure una Costituzione ispirata alla libertà, alla democrazia, alla giustizia sociale, non ha più alcun valore legale, è un pezzo di carta straccia. Io sfido chiunque, qualunque costituzionalista italiano, ne ha parlato soltanto il professor Guarino qualche tempo fa. Vi dico questo perché il problema è quello dei segreti, anche in questo ambito dei terremoti. I segreti, voi mi direte, ma come ha fatto questo Lucien a trovare tutta questa documentazione, tutti questi riferimenti, tutte queste prove, una litania di prove inquietante. Vedete queste foto? Io le ho scrittate 4 anni fa, non le ho mai guardate. Alcune sono state pubblicate dal Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa. Potevo fare un sacco di soldi, sono rimaste in un cassetto. E solo recentemente sono riuscito a vedere. Perché raccontano anche il dolore, perché il terremoto arriva così, come in questo caso di notte. Quando sono arrivato a Roma, sono le prime cose che ho visto. Io conoscevo quella zona, avevo amici. Ho visto i bambini stesi sul letto, morti. Neanche mi sono piano quando sono arrivato. Macerie, dolore ovunque, urla strazianti, il buio. È ancora buio l'Africa. Ma questo è un paese martoriato, non soltanto l'Africa, perché vedete, questo giornalista particolare ha fatto una ricerca. Questo libro si apre in maniera strana, attraverso un sogno, una visione onirica. E lui sogna un terremoto, si sveglia il telefono che squilla, gli dicono c'è stato un terremoto in Emilia. Ma lui aveva già deciso di smettere col giornalismo sul campo. È uno indipendente, uno libero, uno grosso, uno corso, viene dalla Corsica. È uno che non si arrende mai. È uno che spesso e volentieri ha preso in giro le barbe finte anche nel nostro paese, che giocano con la democrazia, la calpestano impunemente da troppo tempo, da almeno dal 1948. E cosa ha scoperto? Beh, ha scoperto che non solo questo terremoto ha origine artificiale, dirò come e perché. Perché dovete sapere che un terremoto ha una firma inconfondibile. Io ho presentato, insomma, la seconda presentazione di terremoto che è uscita una settimana fa, l'ho presentato in Calabria, che è una terra che trema da troppo tempo. E accanto a me c'erano degli esperti, la scienza, un fisico nucleare, direttore del Dipartimento dell'Università della Calabria, perché volevo che la scienza smentisse questo giornalista a cui ho dato voce. C'era un sismologo, il professor Guerra, c'era un geologo di fama, il professor Bellicchi, insomma, non è nome, scherzi a parte. Non sapevo che in Italia, anzi in Europa, a metà degli anni 50, nel 56 per l'esattezza, fu costituito un gruppo di ricerca molto strano. Si chiamava Grandi Esplosioni. Sapete cosa facevano? Provocavano i terremoti utilizzando dell'esplosivo convenzionale che aveva messo in disposizione la NATO quell'epoca, rivelati bellici inizialmente. Un gruppo di ricerca internazionale che ha lavorato in mezza Europa, particolarmente in Italia. In Italia c'era l'Università di Trieste che
Università Capofila, c'erano anche altri atenei, ovviamente, centri di ricerca civile. Cosa facevano? Semplifico, eh? Ci sono le prove, i documenti, le testimonianze. L'ultima, l'ho inserita anche nel libro, a parte dei documenti, quella del professor Guerra, che è stato anche ufficiale di artiglieria, ma sismologo, ha cominciato a lavorare all'Osservatorio Vesuviano. Da 40 anni si occupa di terremoti, ha scritto centinaia di pubblicazioni, un esperto, insomma. Io aspettavo che l'esperto smentisse questo giornalista corso che ama tanto l'Italia, e non è stato così, purtroppo. Anzi, questo giornalista ha scoperto che questi esperti civili, finanziati dalla NATO, qui l'Italia del Ritro nel 1949, hanno cominciato a fare questo tipo di esperimenti segreti. Le pubblicazioni le abbiamo tirate fuori adesso, alcune le abbiamo anche messe in rete, ovviamente. Hanno cominciato conficcando grandi quantitativi di esplosivo, la dinamite. Scavavano due grandi buche, a 150 metri di profondità nel sottosuolo, e ci mettevano 10 tonnellate di dinamite. E scavavano 10, 100 di queste buche. Linee sismiche. Esplosione e poi misuravano le onde. E i terremoti che spesso i volentieri hanno provocato in questo modo. L'hanno fatto anche in mare. L'hanno fatto nel Tirreno, Alto Tirreno, Medio Tirreno, Basso Tirreno, Ionio, Adriatico, comunque. Nelle aree sismiche più pericolose, ma addirittura sulle faglie sismiche attive, che sono quelle che poi, se vai a sfruculiare un po', provocano i terremoti. C'è un esempio eclatante, perché poi c'è una continuità pseudoscientifica, parte dal 56 fino ai giorni nostri. Non hanno mai smesso. Oggi chiaramente quel tipo di esplorazione si avvale della tecnologia, non utilizzano più gli esplosivi convenzionali. Voi dovete sapere che c'è una branca della sismologia che ha studiato i terremoti perché tra gli anni 50 e gli anni 80, grazie agli esperimenti di esplosioni nucleari, hanno misurato determinati terremoti provocati da queste esplosioni nucleari. Quindi la scienza, questa scienza, ha misurato, è stata in grado di misurare, perché non è che i terremoti che puoi provocare, pensavano gli esperti civili a piacimento, invece gli esperti militari hanno scoperto questo fenomeno, e che è una branca importante della guerra ambientale, una guerra non convenzionale, non dichiarata, perché tanto è stata la natura, ma l'Italia è una area sismica, è una nota area sismica, ci sono sempre stati terremoti da millenni. Cosa mi sorprende, sono tutti naturali, non è assolutamente così. Sapete qual è la ferma inconfondibile di un terremoto? L'ipocentro, la profondità. Sapete cosa fa la cosiddetta scienza civile, almeno in Italia, non vuole andare fuori dai confini per il momento? Manipola i dati. Quali sono i dati? I sismogrammi. Quindi l'analisi grafica, la registrazione di questi terremoti. Attualmente chi si occupa di questa attività? Situazione di fisica e vulcanologia e qualche università e ricercatori indipendenti in Italia. Bene, diciamo che le prove dei terremoti vengono depurate, manipolate, trattate prima di arrivare a conoscenza dell'opinione pubblica. Come? Beh, intanto attraverso i lanci di notizie giornalistiche, c'è stato un terremoto in Garfagnana, dire, no? O un terremoto a Palermo, o in Emilia, e danno notizia. Magari ti danno anche indicazione della magnitudo, perché sono poi informazioni veramente scarse, cioè non interessa tanto la magnitudo, mi interessa capire qual è la profondità del terremoto, perché da 0 a 70 km si tratta di terremoti superficiali, e stranamente ci sono dei terremoti, come quello dell'Aquila, che hanno una firma inconfondibile, 10 km di profondità. Addirittura qui abbiamo una sequenza che parte dal 1 giugno 2008, che negli atti giudiziari della sentenza di condanna di primo grado all'Aquila. Il giudice ha chiamato degli esperti nell'ambito civile, ci sono state presentate la consulenza e sono stati condannati. Ma questo non basta, perché non è che attraverso queste pesanti queste condanne potremo riportare in vita 309 persone, tantissimi bambini, e 50 dispersi, non parlano mai di dispersi, si tratta di migranti, io feci un pezzo, l'ultima inchiesta proprio sulla
non continuo tornato sul numero dei morti, sul bilancio dei morti, delle vittime. Cioè, c'erano 53 persone che non si trovavano più, ma non erano italiani, non fregava niente a nessuno. Pensate, il mio giornale, qui lavoravo, ero inviato nel quotidiano di Torino, venuto dalla Fiat, dal quotidiano di stampa di Torino, venuto dalla Fiat, non pubblicò l'ultima inchiesta che feci perché era testata sulla sparizione di queste 53 persone, poi lo pubblicò il quotidiano Unità nell'aprile del 2009. Anzi, c'è anche un'altra inchiesta pubblicata dall'Unità. Io non lavoravo nell'Unità, avevo lavorato in passato nell'Unità. Chiamato l'Unità, chiamato Repubblica, Repubblica ha pubblicato delle fotografie con le cure, però queste due inchieste documentate, la sua sparizione di 53 migranti, erano molti, erano anche studenti tra l'altro, nessuno li ha mai reclamati in questo paese. Ci sono state anche, non è vero che non erano reclamati ovviamente, le famiglie erano reclamate, però questa notizia è sparita. L'ha data soltanto il quotidiano Unità, attraverso le mie inchieste, qualche interrogazione parlamentare, ma il governo Berlusconi non ha mai detto alcuna risposta, non pubblicano molti, perché poi le interrogazioni sono state reiterate. È grave, 53 persone, adesso pare sì, posso dire, del Sud America, altro che piano Condor, epicentro, centro apparecchi. Guardate, le prime sperimentazioni in Italia, adesso devo dare qualche precisazione anche tecnica in ambito militare, devo riconoscere che i comitati internazionali, anche italiani, stanno facendo un ottimo lavoro su questo fronte per l'informazione, però a volte, tanto sono ognuno il proprio ufficiale, questo è grave, questo è un limite, ma bisogna mettere insieme le conoscenze. Dico questo perché la sperimentazione nel nostro paese è partita da parte nordamericana, concretamente, negli anni 60. Ci hanno cominciato a fare il gioco pesante, cioè gli scienziati civili facevano sperimentazioni a mare, cioè terraferma, utilizzando gli esplosivi convenzionali. Nell'ambito della cornice del Patto Atlantico della NATO, attraverso il primo progetto denominato dal Dipartimento di Stato americano, parlo prove alla mano ovviamente, se qualcuno ti prende la briga di andare con il diario internato sulla testa, trova i documenti originali, alcuni declassificati, altri no. Il progetto Cielo Pulito parte in Italia e in Argentina. In Italia con base operativa da Viano, il Friuli Venezia Giulia, e in Argentina a Mar del Plata, 60 km da Buenos Aires. Che cos'è? È chiaro che è un paravento perché la funzione ufficiale è quella di monitorare le esplosioni nucleari nell'atmosfera. In realtà si tratta di ben altro, come il dispositivo ARP. Faccio un esempio molto banale. Sappiamo che esiste, c'è anche un sito internet, e chiunque no, perché se vedete, guardate che sono a portata di mano, non che sono tanto occulti. Noi sappiamo che esiste, ma non sappiamo cosa fa. Non ci spiego decisamente cosa fa. Come l'area 51, sappiamo che c'è, non sappiamo che cosa combinano, no? Dunque, 1968 diventa operativo questo centro in Italia, centro militare ovviamente, con una base aerea, dove probabilmente sono custodite 50 bombe nucleari di 61 caduta gravitazionale. E hanno una potenza che varia da 30 a 170 kN. Perché dico questo? Perché ci sono prove e riscontri, non si tratta di ipotesi, fantascientifiche, che abbiano utilizzato anche dei ordini nucleari sulle faglie sismiche attive per provocare terremoti, perché non basta le sollecitazioni nell'atmosfera utilizzando ARP, che poi è anche mobile, quindi si muove in mare e sulla terraferma, oltre a grandi basi che è in Alaska, ma ci sono brevetti, non so se qualcuno ne sono, questi sono gli ultimi che ho trovato, recenti anche, poi, insomma, si parte dal 1987, è inquietante perché qualcuno dice ma le prove dove sono? Sono sotto gli occhi di tutti, basta esaminare, basta leggere un po' la lettura scientifica in materia a livello internazionale. In Italia non c'è nulla, ma a livello internazionale basta cercare con attenzione, con interesse, con amore per la vita, perché qui in gioco non soltanto la nostra vita, ma quella delle future generazioni, perché la posta in gioco è questa. La posta in gioco è il dominio dell'umanità, e questa non è una cosa di fantascientifica. In realtà sono gli occhi di tutti, non so quanti di voi hanno pratica di mare, vanno per mare. Io da quando ero bambino sono nato nel Gargano, un luogo dove
e di casa. E pensate, il primo esperimento l'ho fatto nel 1978, l'ho provocato un maremoto, ci sono gli scontri scientifici noti, sono abbastanza noti che credete ci sia qualcosa, però io mi sono preso l'obbligo di andare a prendere in Croazia, quello che oggi è la Croazia, in tempo di Jugoslavia, perché nel 78 mi hanno fatto un sacco di danni, anche di una costa adriatica italiana, chiaramente. È stato il primo esperimento, è andato con fine. Terremoto dell'Aquila, 6 aprile 2009, ipocentro 10 km, una firma inconfondibile, e poi, non lo sapevo nel 2009, l'ho scoperto solo recentemente. Ci ho tirato fuori una documentazione inequivocabile, documentazione militare, che attesta che c'è stata una sperimentazione, c'è stato un esperimento. È chiaro che non metteranno mai, e purtroppo anche i magistrati, seppure volenterosi, non potranno mai andare a punti, perché esiste un mondo di buono solido, che è rappresentato dagli accordi dei trattati segreti, e più importante è quello del 1954, il piano 54. Sono sormontati. Allora qual è il vero problema? Intanto che hanno scelto il nostro paese perché è naturalmente sismico, quindi è un'ottima copertura, tanto l'Italia è sismica, tanto l'Italia frana, no? E poi i terremoti sono naturali, sono artificiali. Quindi, questo giornalista, lui si è in giro, scopre tutte queste cose, intanto che almeno del 45 avevano la possibilità di scatenare questi terremoti, lo hanno fatto, porta anche degli esempi in giro per il mondo, ma non solo, non si ferma qui, ovviamente. Questo è un paese a sovranità azzerata, neanche più limitata, davvero azzerata, sul piano del controllo territoriale. Voi sapete che ci sono stati due referendum sul nucleare, il primo nel 1987 e il successivo nel 2011, e il popolo sovrano, la maggioranza, ha detto no al nucleare. Ma non sappiamo, nessuno, pochi sanno qual è la situazione italiana. Vi dico qualcosa. C'entra breve, perché come ecologia è tutto correlato, ovviamente. Il nostro paese ospita centinaia e centinaia di ordigni nucleari di ogni genere. Abbiamo cominciato a ospitare questo armamentario nel 1957, fino ai giorni nostri. Missili, mine di profondità in mare, nucleari, granate, dotazioni anche di eserciti italiani, nucleari, le bombe a caduta gravitazionale, bombe tattiche, B61 nucleare, eppure l'Italia ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare. Eppure, voi sapete che pochi chilometri dalla Spezia c'è una centrale nucleare in Italia, sapete, che non è una centrale fantasma, ce l'hanno regalata gli americani, quanto sono buoni e quanto sono bravi. Si chiamava Cagliari quando è nata, a termine della guerra, 1947. Oggi ha un altro nome, si chiama Cisano. Cosa hanno fatto questi signori militari? Sperimentazione nucleare. Tanto c'è un reattore nucleare che ha operato e ha prodotto delle scorie. Pensate, lì abbiamo prodotto e poi sperimentato in Sardegna il primo missile nucleare italiano, il Polaris, grazie anche a Saldo, Fiat e compagnia Bella. Beh, direte voi, ma sicuramente stanno bonificando, tanto in atto la dismissione, dal 1999 fino ad oggi, milioni e milioni di euro per dismettere le centrali, 4 centrali nucleari civili, ma non è compresa la centrale nucleare militare di San Piero a Grado, a un soffio di peso, sul Mar Tirreno, in un'area protetta di 320 ettari, inaccessibile con un mortale. Questo è naturalmente deciso. Sapete cosa vogliono fare in questi giorni? Vi riguarda! Ci riguarda come italiani, ci riguarda come cittadini di questo paese, ci riguarda come esseri umani, perché è in gioco la vita delle future generazioni, che noi abbiamo il dovere di difendere concretamente, non soltanto con informazioni. Beh, qualcuno si è messo in mente di scaricare nel terreno, non bastava il rigassificatore illegale, così, offshore,
centrale carbone, la discarica in queste colline imbottita di velini, mai bonificata nonostante inchieste giudiziarie e quant'altro. No, anche i rifiuti nucleari ad alta attività di terza categoria, quelli liquidi, sono diventati qualcosa di fantascientifico. Dicono che non fa male. La questione di concentrazione, sciocchezze ovviamente. E in loco ne parla qualcuno dei miei amici, mi hanno chiamato dei giornalisti perché sanno che io ho scritto un libro su questo, chiesto in passato. Sono uno dei pochi che ha messo il naso lì dentro, accompagnato dai parlamentari della Commissione di Difesa. Nella pineta di Milanino San Rossore hanno seppellito le scorie nucleari più pericolose. Qualche anno fa un ingegnere nucleare, un consulente di varie procure italiane, ha sporto una denuncia. La magistratura ha aperto doverosamente un'inchiesta che è stata archiviata in un atto. Prove alla mano, cioè ci sono le scorie, le prendiamo due volte, sono lì, non rientrano neanche nel novero della contabilità nucleare. Vi dico questo perché con i terremoti c'entrano parecchio. E come c'entrano? Perché la nocività ambientale è proprio un sistema adottato per il dominio. Hai voglia noi a reclamare indagini epidemiologiche? È una strada sbagliata, tempo perso. È una strategia di dominio. Guardate che l'Italia è una colonia dal 43. Io sfido gli storici di professione e chiunque a dimostrare di conoscere, proprio da mano, le clausole segrete dell'armistizio contro i Cassini del 1943. Oppure, in alternativa, l'articolo 16 del trattato di pace firmato a Parigi nel 47. No? Sapete cosa prevede l'articolo 16? Anzi, non solo cosa prevede, ma cosa è allegato all'articolo 16? L'articolo 16, imposto dal governo degli Stati Uniti al nostro paese, ed è qui che nasce la ricchezza italiana, con questo compromesso con la mafia, con Cosa Nostra, in modo particolare, e c'entra tutto, tutto ligato. Bene. Questi mafiosi, indesiderati negli Stati Uniti, italo-americani, tornano con sé, organizzano lo sbarco in Sicilia e non possono essere perseguiti per legge dallo Stato italiano. Non sto parlando di soltanto di Luciano Riccio, che è più noto, ma forse più innocuo di tutti, ma anche di personaggi che hanno poi corretto la politica italiana. E sono quelli che hanno consentito agli alleati anglo-americani di ipotecare il futuro di questo paese, di distruggere, di danneggiare sistematicamente. Voi sapete che ci sono 10 milioni di italiani che vivono in aree gravemente inquinate, lo sapevate? Sapete che non si fanno le indagini epidemiologiche serie da non so quanti anni, finanziate dallo Stato? Sapete che i soldi stanziati nel 1996 per le bonifiche di una dozzina di aree industriali, cioè, non è stato speso neppure un centesimo. Voi sapete che, per esempio, in Sicilia, la Sicilia nord-orientale, aventini e tarentini, i bambini, i nostri bambini, muoiono di leucemia fulminante dal 1987 senza una ragione apparentemente plausibile, se non quella che abbiamo scoperto noi qualche anno fa, ovvero gli incidenti nucleari, dove è che cadono regolati da Sigonella. C'è una situazione che è nata spontaneamente, creata dai genitori che hanno perso i bambini, i figli, così improvvisamente. Non c'è stata mai richiesta dalla magistratura, anzi, quando c'è stato più un incidente, cade questo aereo diretto a Francoforte, finisce in Argonito, a 2 chilometri dal paese, sono stato provinciale, non croce, e arrivano i malesi, e arrivano i nostri, e chiudono quest'area, soprattutto nel territorio nazionale italiano, a 2 chilometri dal paese, non è un territorio privato, ma non meno. Capisco i carabinieri di capire cosa è successo, ma tanto non interessava neanche i carabinieri, neanche i magistrati. Da allora i bambini, poi, di leucemia infantile. Lo dico perché ci sono due rapporti epidemiologici che, coraggiosamente, la ASL di Siracusa è riuscita a pubblicare.
e hanno un rango scientifico importante. Dico questo perché quei bambini, come tanti altri bambini, come tante altre persone in questo paese, nazionalità azzerata, non avranno mai giustizia, perché le vere cause sono questa, sete di dominio, la lucidità come sistema di dominio. I terremoti sono questo, sono un'altra faccia del sistema di dominio. Tanto è stata la natura. Puoi prendersela con la natura? No. Vi ricordate cosa è accaduto in Emilia lo scorso anno, in primavera? Beh, c'è stato un precedente. Qualche mese prima, su una zona di edifici di vulcanologia, ha registrato delle scosse molto particolari con una firma inconfondibile, tipo 109 km e mezzo, 10 km, nel basso Tirreno, a largo delle Eolie. E questo terremoto è particolare perché non solo per l'ipocentro, ma perché si è sentito benissimo a Palermo. Era a Palermo, ma si è sentito bene, distintamente. Quindi, vabbè, è sempre la natura. No. In quei giorni, come adesso del resto, erano in corso delle esercitazioni belliche nell'ambito NATO. Giocano la guerra e non lo fanno per finta, e lo fanno in aree sensibili. E non a caso. Io vi invito, è un semplice esercizio, ad andare sul sito delle guardie costiere italiane, partita dalla Spezia per esempio, e provate a stabilire qualche correlazione con quello che accade nel cielo. È semplice. Ci sono, andate sul sito, guardie costiere della Spezia, ordinanze, e guardate un po' l'ordine, quelli che pubblicano, non mettono tutti ovviamente, non pubblicano le note militari, però le ordinanze di interdizione di aree marine, perché ci sono le esercitazioni militari in corso. Davide ricordava questa correlazione, che qui è stato testimone oculare recentemente, ma io ho documentato per un anno e mezzo questo fenomeno in tutta Italia. L'Italia non è altro che una sorta di portaerei, viene utilizzata per questi giochi di guerra, ma anche per far scatenare la guerra. Siamo ben pieni di bombe nucleari da nord a sud, e adesso giocano anche con queste microbombe nucleari, grazie alla fusione fredda che hanno sperimentato già nei primi anni 80, prima che i biochimici dessero notizia a livello scientifico, contestati anche nell'ambito della fisica nucleare, perché forse non erano nella stessa sacrestia. Comunque, per farlo breve, c'è un livello di contaminazione in questo paese che è dato anche dalla presenza nelle acque piovane, nelle acque sorgive, nelle acque degli invasi di alcuni metalli pesanti. Ci sono ricerche e analisi di laboratori indipendenti. Quindi cosa c'entra il bario? Cosa c'entra l'alluminio? Lo respiriamo quotidianamente da più di un decennio. Il 31 marzo 2013, ma questo è un fenomeno evidente anche in altre parti dell'Europa e anche dell'Italia centro-settentrionale. In Puglia americana c'erano 15 gradi per la domenica alle 9 e mezza del mattino. È incredibile, 15 gradi nevica. E si tratta di polimeri, che diciamo sono stati anche realizzati in passato. E a cosa servono? Beh, servono, qualcuno mi dirà, servono a facilitare le telecomunicazioni militari, no? No, ci sono anche altri obiettivi, ovviamente. Vedete, non abbiamo alternative, se non la consapevolezza di questa situazione. Il mio compito, io non sono politico, quello di informare. L'informazione è davvero il salto della democrazia, ma in questo paese la democrazia purtroppo è stata sospesa grazie anche alla nostra passività. Sono quasi 2 anni che mi impediscono di lavorare. E qui sono le cose da poco. E quindi adesso ho deciso di prendere un'altra strada, a parte scrivere libri, quindi cambiare altre attività, perché non bisogna piangersi addosso. Questo è un paese che non ha bisogno soprattutto di eroi, e di retorica. Quanta retorica in questi giorni, no? È solo più di tutti. Dopo questi mesi non abbiamo ancora un governo. Non vado a fare traccia, perché poi si tiene si vedono. Il tema è quello fondamentale della sovranità, la mancanza di sovranità, la questione che viene sospesa e sono stati.
niente, la presenza nel nostro paese di arsenali nucleari, la mancata bonifica e dismissione di 4 centrali nucleari civili per centrali nucleari militari che è lì e adesso decideranno di scaricare a mare, io vi prego di fare qualcosa, perché non è un problema di San Pietrogrado, di Pisa, della Toscana, perché in ecologia, come ben sanno i militari, non esistono confini amministrativi, territoriali, no, qui siamo in Liguria, effettivamente non arriverà da noi, le 40 bombe nucleari sono a Ghedi, deposito di munizioni e a Ferri, non è qui di voi, è lontano, non ci interessa. Questi grossi problemi, la Liguria ha grossi problemi legati a questi fenomeni. Fenomeni che vengono denominati anche comunemente ecomafia, no? Sembra che tutto sia tranquillo qui alla Spezia. Scusate, ma devo aprire le pareti. Ve lo consentite? Io sono tornato dopo 2 anni per presentare il terremoto, mi ha molto piacere, ma io sono molto spesso in incognito prima di essere sotto scorta della polizia. E ricordo una volta, sono arrivato per caso, che io volevo prendere un treno, non era programmata questa cosa, scendo, vado al comando della guardia costiera, chiedo del comandante e gli dico, guardi, sono venuto a sapere che io le coordinate in quel punto lì è stata appena formata la nave. Non era di veleno. E lui incredulo mi dice, ma lei non nega, non poteva negare, una persona onesta, un ufficiale onesto, ce ne sono tanti, anche in quell'ambito. Ma lei voleva sapere, ah, io lo so, mi ci porta? Ci andiamo a fare un giro con la motovedetta? Ci hanno portato. Quando siamo tornati, qualcuno probabilmente della capitaneria ha informato i giornalisti locali, che non voleva avere conflitti con nessuno perché non ha senso. Però sarebbero dovuti essere loro sulla notizia, no? Un giornalista che arrivava da Roma, scopriva questa cosa, la guardia costiera già sapeva tutto, ovviamente, e questo è un caso emblematico di decine di altri casi che riguardano il Tirreno settentrionale. Voi sapete cosa sta accadendo in questo mare, dove c'è il santuario internazionale dei cetacei? Sapete cosa sta accadendo in questi giorni? Altre sperimentazioni a parte l'esercitazione militare hanno creato la prima rete subacquea, il primo wireless subacqueo. I primi a pagare le conseguenze sono stati i cetacei. Da gennaio 2013 ai giorni nostri ci sono stati più di 100 spiaggiamenti di delfini, di stenere, che a famiglie che detto le reti che sono protette, specie protette. Chi c'è dentro? Chi dirige l'orchestra? Ma io non ce l'ho questi con Zio Sam, per carità. La NATO che coordina, comanda, finanzia e poi abbiamo anche una società italiana, Caccia, gli altri enti ancora, Università di Pisa, per esempio. Vi faccio un altro esempio, a portata di mano, per farvi capire la nocività del sistema di dominio. Nel dicembre del 2011 una nave parte da Genova, diretta a Genova. Arriva a Genova, sbarca le sue merci. Ma durante questo tragitto, mentre transita l'arcipelago toscano, che è un'area protetta, un parco nazionale, un santuario dei cetacei, una zona transfrontaliera di difesa e di protezione sulla carta, dovrebbe essere rigorosamente protetta, ma sono sbloccate. Perdono 40 tonnellate di rifiuti chimici che non sono stati ancora recuperati. Guardate che questo tipo di inquinamento non fa sconti a nessuno, perché i danni sono per tutti. Per il più fauna, in prima battuta, ma anche per noi esseri umani, no? Però non c'è, io lo dico, spero ci sia qualche giornalista che torni a sollevare questo problema. Ci sono bravi giornalisti anche parte, ovviamente, ma un po' di coraggio, un po' di piatti sulla testa, no? Ogni tanto, nella nostra vita, la vita di tutti. Come mai questi problemi non emergono mai? Perché sembra che la mente sia una sorta di cenerentola, anche nei grandi quotidiani, no? Voi vedete le prime pagine, sono dei pastoni illeggibili, ma
il desiderio non ci sono. Io non ho l'ambizione di avere il dono della verità, nessuno ce l'ha mai detto, ma faccio supposizioni con tutti gli esseri umani, congetture, faccio domande. Quindi sono poi interrogativi, non prendete per procurato quello che vi sto raccontando stasera. Perché qui non abbiamo altre possibilità, ma abbiamo un'unica scelta, quella di porre attenzione a quello che sta accadendo nelle nostre vite e al nostro paese. Perché è solo attraverso la conoscenza, solo attraverso l'amore, solo attraverso la passione che possiamo difendere la vita. Quindi gioco la vita. Perché probabilmente questo pianeta che ci ospita, che è un organismo vivente, resisterà agli oltraggi, né a subiti tanti. Pensate che all'arrivo di Spezia, ricordo nel 2004, addirittura i francesi hanno perso un siluro che non è stato mai recuperato, hanno detto che era un siluro convenzionale, non c'era da temere, poi hanno anche mentito dicendo che avevano recuperato la linea militare italiana, che si è prestata a questi giochi. È un esempio molto banale, ovviamente, per dire attenzione, attenzione, perché magari anche dopo un incontro del genere, uno magari torna a casa rinfrancato, beh no, c'è qualcuno che se ne occupa, che sto tranquillo, no, prima che riguarda tutti. Io non sono più un giornalista, ma per una scelta di vita, perché non ha più senso, almeno per quanto mi riguarda, perché non trovo più stimoli. E allora ho deciso di affidare ai libri, che poi appartengono a tutti i lettori, chi ha interesse, e a sede di sapere, qualche brandello di storia, qualche brandello di verità, che non è la verità assoluta, ma anche soltanto per insegnare un dubbio, alimentare un dubbio. Io adesso dovrei continuare ancora a parlare di terra muta di altri temi, però mi piace dialogare con le persone. E tanto vi ringrazio. Sulla testa. Spero che ci si possa riprendere da quanto abbiamo ascoltato. E quindi aprirei direttamente, se Gianni è disponibile, agli altri, quindi alle domande che volete porre. E... chi vuole rompere il ghiaccio, forza. Siamo tutti annichiliti da quello che ha detto, per quello che stiamo zitti. Stiamo tutti zitti perché forse nessuno di noi si immaginava una simile catastrofe nel nostro paese. Chiamiamola. Non ho detto la cosa importante, che anche nel libro. E tra l'altro, precedentemente, una settimana fa, un certo Gabrielli, sì, capo della protezione civile, ex direttore di servizio civile, no, un esperto messo alla protezione civile, non un sismologo, un geologo, no, un esperto, un poliziotto, in tutta la stima, che con la polizia di Stato ci mancherebbe, messo a capo la protezione civile da Silvio Berlusconi, tessera del 2816, il 6 aprile 2009. 31 marzo 2009 si riunisce la commissione grandi rischi all'Aquila per tranquillizzare la popolazione aquilana. Arrivano i grandi nomi, non c'è, manca solo Bertolaso, c'è Boschi e tanti altri, quelli che verranno condannati con sentenza nel 2012, motivazione depositata a gennaio di quest'anno. La montagna partorisce il classico topolino, una con verbale, scritto a mano, e poi ognuno rilascia dichiarazioni pubbliche alla stampa, alle televisioni, tranquillizzano gli aquilani. Tornate anche nelle vostre case, non c'è pericolo, non ci saranno terremoti, e poi sapete come andate a finire. Sapete perché vi dico questo? Perché mentre tranquillizzavano l'opinione pubblica aquilana, tornate a casa, non c'è pericolo, eccetera, eccetera, segretamente, mette tempo, il governo italiano sgomberava la prefettura aquilana, che, come sapete, ve lo insegnate, è il centro di coordinamento della protezione civile proprio in questi casi. Di notte c'è un documento che io ho recuperato e pubblicato, ovviamente, reso di dominio pubblico, che notte
testa firmato dal viceprefetto, perché la sede era, Letizia era vacante da qualche giorno, si doveva nominare il nuovo prefetto, ma c'erano i viceprefetti che facevano funzione, intanto due viceprefetti erano presenti a quella riunione della commissione che erano visti il 31 marzo 2009. Sapete, così, due giorni prima del terremoto, il 4 aprile 2009, attesta non solo questo documento che è un fax inviato a qualcuno che abbiamo recuperato, ma quello che abbiamo poi documentato e scoperto dopo, sgomberò nottetempo segretamente la prefettura capitale. Capito? Una parte tranquillizza la popolazione, l'altra mettono al sicuro le loro cose successe. Questo è lo Stato italiano. Sapete che condizioni è l'esperimento aquilano? Perché si trattava di un esperimento su vasta scala. A parte la previsione che ha fatto Migeli, Bertolaso e Boschi, che solo per questo dovrebbero essere indagati e sottoposti a processo, poi magari saranno innocenti, però devono essere indagati e sottoposti a processo, perché devono dimostrare di aver utilizzato quantomeno una sfera di cristallo per fare questa previsione. Poi devono, lo Stato italiano, cioè il governo di Berlusconi, quindi che avevano la responsabilità, devono spiegare perché hanno sgomberato la prefettura aquilana segretamente di notte due giorni prima del terremoto del 6 aprile 2009. Semplice, è semplice, non si scappa. Quella oggi sarà militarizzata, non si può rifare nel centro storico. Qui non è stato, nonostante le promesse elettoralistiche di sua emittenza linguista Silvio Berlusconi, non ancora ricostruita, e mai lo sarà, perché è stato un primo esperimento su scala urbana che hanno fatto i nostri padroni alleati. Non è che per errore, per sbaglio, gli è scappata la mano. Non è stato un errore. Vi ricordate, che ne so, il terremoto in Irpinia del 1980, il 23 novembre, quasi 4.000 morti. Vi ricordate? Che disastro, no? Voi direte, ma che c'è quel terremoto? È un'ipotesi che stiamo vagliando adesso, dobbiamo verificare. Perché bisogna verificare le cose. Intanto una cosa è certa, che in quell'area gli esperti civili del gruppo Grandi Esplosioni stavano testando l'esplosivo che erano a disposizione, che comunque lo dovevano utilizzare, tra l'altro, no? Era la fine del 1980. C'è una linea di ricerca fatta proprio in quella zona lì, in quel periodo. Loro provocavano questi terremoti, utilizzavano l'esplosivo convenzionale, per poi registrare gli effetti. A loro interessava studiare le onde sismiche. Provocavano dei terremoti. Quell'esperimento può darsi che sia sfuggito di mano, non lo sappiamo, però una cosa c'è, che il terremoto aquilano ha una matrice bellica, un esperimento bellico, che ha poi conseguenze anche nell'ambito civile. L'area aquilana è ancora militarizzata e non ricostruita. Voi direte, vabbè, ma poi non è accaduto più. No, abbiamo le mire. C'è una premessa, no? Il terremoto che c'è stato a Palermo con epicentro le Eolie, il mare, nel terreno dove c'era l'esercitazione della NATO, e che si è sentito anche a Palermo soltanto i sismografi hanno registrato. E quello che poi è accaduto in seguito, disastrosamente, soprattutto in Emilia. Sapete qual è la situazione in Emilia? Non so se qualcuno ci ha messo il naso, il piede, è andato a vedere qual è la situazione. Vi dico questo perché la settimana scorsa il signor Gabrielli, cioè quello che dovrebbe proteggerci e fare prevenzione, perché con i terremoti si fa prevenzione. Noi abbiamo cambiato le carte in tavola. La protezione civile è diventata una sorta di carrozzone, avevamo una volta la cassa per il mezzogiorno, un grande carrozzone dove sperperare denaro pubblico in deroga a qualsiasi regola normativa a livello nazionale e internazionale. Guardate, tutto quello che la produzione legislativa per agevolare in deroga la protezione civile è servita a fare affari in giro per l'Italia, a parte le opere compiute, del fiume di denaro pubblico sperperato. E non so, Gabriele ha detto che ci sarà un terremoto distruttivo a breve che colpirà l'Italia.
Allora, ma scusate, ma se vedremo chi sono i preveri, questi esperti, il capo della protezione civile, cioè non un semplice cittadino che spara la sua, non un Giuliani qualsiasi che si è fissato con Ramon, no, il capo della protezione civile, poi anche un poliziotto, sa anche il direttore del SISD, eccetera, eccetera, dice questo, pubblicamente, lo fa in una conferenza pubblica. Dico questo perché l'anno scorso, a giugno, un esperto mio, l'ingegnere Martinelli, direttore dell'Enea di Bologna, ha dichiarato pubblicamente, in audizione parlamentare, che ci sarà un terremoto che colpirà il Mezzogiorno d'Italia, disastroso. E anche in questo caso, ho tirato fuori un documento pubblicato in terremoto, uno studio fatto da una università che era sparito tra l'altro, in cui c'è proprio è indicato il numero delle vittime insieme agli altri. Numero delle vittime insieme agli altri. Ma scusate, ma ci prendiamo in giro, ci prendete in giro? Non si possono prevedere nulla come fate. Gabriele, una settimana fa nessuno ha contestato nulla, nessuno ha alzato la voce, nessuno ha detto Gabriele, vada a casa, ora deve andare a casa. È ora di cambiare questo paese. Perché la vita, la nostra vita, non può essere nelle mani di soggetti così manipolabili. Faccio un esempio banale, a proposito di manipolabilità di soggetti istituzionali. Per esempio, il presidente del Senato, magistrato, Piero Grasso. Voi sapete che in passato è diventato procuratore nazionale antimafia perché ha scalzato Caselli e il governo Berlusconi ha fatto dei decreti ad hoc per piazzare Grasso, che è stato l'unico magistrato italiano pubblicamente che ha elogiato Berlusconi, giustamente, quelli che dicono che si può fare, si può convivere con la mafia, non ricordate il ministro Rurale, ma poi bisogna chiedere ovviamente ai collaboratori di Berlusconi, lo stesso Berlusconi. Questo per dire che in che quali mani siamo, perché guardate che il Presidente del Senato ha importante carica dello Stato, no? È vertice. E quando c'è una dichiarazione del genere, in un momento di non c'è un governo credibile, sì, è vero, Monti, però voi sapete che in un paese serio, dopo le elezioni, il governo va a casa come sempre stato, e dopo due mesi non abbiamo ancora un governo. Come mai il Presidente del Senato oppure il Presidente della Camera non hanno detto, così signore, Gabriele, ma lei cosa sta dicendo? Perché qui è in gioco la vita di tante persone, come si può fare una dichiarazione del genere? È allarmismo o no? Io non voglio spaventare nessuno ovviamente, ma vi invito ad aprire gli occhi. Spegnete la televisione e accendete la mente. Allora, lui ha detto che ci sarà un terremoto distruttivo, mentre Martinelli ha detto che colpirà il sud Italia. Lo studio che io ho trovato sull'universitario, insomma, firmato da preti interuniversitario, che ha scritto direttamente quali città saranno colpite, il numero dei morti e l'entità dei danni. Sì, sì, ma era sparito questo studio, non si trovava più. Abbiamo recuperato, ovviamente. Sì, non ha indicato quel venerdì. Poi ha cercato di ritrattare, ha fatto la televisione, temiamo, no, la prima dichiarazione, e dopo di Berlusconi, no, si dichiara una cosa, poi si smentisce. Però qui non stiamo giocando con la politica che ormai non c'è alcuna credibilità, perché vedete, ci trattano come delle cave, non solo in ambito sanitario e ambientale, perché siamo delle cave, noi siamo un esperimento, forse non ci siamo ancora capiti. Io sono un po' risentito perché non ci sto a fare la carriera inconsapevole. E così anche in ambito del diritto civile, dei diritti civili, ci considerano come degli analfabeti. Le elezioni, c'era tutta questa fretta, e poi ci chiedono di mettere una croce come fanno gli analfabeti, con una legge elettorale incostituzionale, ma come possono leggere il Presidente della Repubblica con dei soggetti che sono stati eletti violando la Costituzione? Semplice, la Costituzione è stata già annullata nel 2009. Tutto si spiega, anche se poi c'è Benigni che va in giro a declamare a modo suo la Costituzione. È una spiegazione, ovviamente. E tutto dipende dalla nostra passività. Siamo in questa condizione di colonia sfruttata, utilizzata, saccheggiata, vilipesa, oltraggiata, perché non abbiamo
internazionale. A questo paese sapete cosa manca, a mio avviso? Manca la sovranità territoriale, la sovranità economica, quindi il coetaneo, la sovranità dei diritti civili. Guardate che le conquiste del passato, noi abbiamo goduto di dei benefici di chi ha combattuto per noi tanto la dittatura nazifascista. E oggi siamo in questa condizione, un paese colonizzato. Guardate che, faccio un altro esempio banale, non c'entra granché con Terremoto, però un precedente libro, Il Grande Fratello. Nel 43 c'è la guerra in Europa, in Italia, e allora si portano in Italia delle bombe particolari, bombe caricate con aggressivi chimici, i Brit, Fosgen, le visite. Non si sa mai, potrebbe essere la soluzione finale. Non utilizzano queste bombe, per fortuna, perché i tedeschi avevano gli agenti di Arvini, a parte queste bombe, ce l'avevano anche loro, ma avevano di più, qualcosa di più, quindi, per fortuna. Però c'è stato un torto. Arrivano le navi, caricano queste bombe, bombe d'aereo caricate, così, che sembravano bombe convenzionali, e il 2 dicembre del 1943 bombardano il porto di Bari, i tedeschi. Ci sono navi anglo-americane e sette navi esplodono con questi carichi. Probabilmente è stato, almeno gli esperti militari americani considerano più grave del disastro che avevamo. Però su questo episodio c'è una censura militare imposta dai nostri padroni alleati. Dico questo perché le nostre navi, da allora ad oggi, a parte le navi di Levini, a parte questi ordini proibiti dalla Convenzione di Ginevra, ci sono tante bombe di siluri nucleari. Incidenti, pure affondamento deliberato durante la campagna di Jugoslavia 94-95 e poi infine nel 99, dopo i bombardamenti in Kosovo, i cacciabombardieri, anche italiani, tornavano nella penisola e prima di atterrare affondavano in mare questi ordini, e sono lì, sono stati mai recuperati. La Marina Militare Italiana ha fatto un studio negli anni 50 perché, per scoprire dove sono tutti i relitti bellici tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma ha omesso un dato fondamentale, cioè la creazione da parte degli alleati di tre grandi discariche su Marche, una nel terreno e due nell'Adriatico, dove sono state seppellite le nostre alleati queste bombe proibite. Ne sono ancora lì. C'è uno studio dell'ICRA di qualche anno fa che documenta queste sostanze nocive, tossiche, sono entrate nella catena alimentare, hanno provocato mutagenesi del vecchio fauno. E capito di cosa parliamo? Allora, come mai l'informazione in questo paese è sempre telecomandata, pilotata, guidata? Questi temi importanti per la salute non sono mai neanche sfiorati. C'è una responsabilità evidente, ovviamente, con cui bisogna fare i conti. Io esorto tutti ad acquisire conoscenza e una riflessione. Bisogna passare anche all'azione, perché altrimenti sarà la fine. Sarà la fine. Elaborato dai nostri alleati, da loro.
cielo pulito, 1968, quindi. E poi, un decennio fa, il governo Berlusconi, come sapete, molti di voi sapranno, ha stipulato un accordo sulla di sperimentazione sulla, sui cambiamenti climatici, perché poi c'è una, anche questo, usano anche chiaramente, ci fregano con le parole, con la terminologia, quindi, e sono state presentate decine e decine di interrogazioni parlamentari, nella stragrande maggioranza dei casi, o non sono arrivate le risposte istituzionali del governo, oppure quando sono arrivate, nel caso per esempio ricordo una risposta incredibile del ministro della Russia, ministro della difesa, allucinante, se la situazione non fosse drammatica, potevamo portare a fare un po' di spettacolo come fa Beppe Grillo, però non è questa la situazione, non puoi non rispondere. I discorsi ci sono, le prove ci sono. Io ho immaginato magari una coalizione pacifica, ispirata ai gangli, degli aeroporti militari, come sappiamo qui, dove, da dove italiani in Italia, da dove decollano e atterrano questi aerei cisterna. Ma il problema, sapete qual è? Questo si può fare tranquillamente, no? Il problema è che i magistrati, ne parlavo con alcuni magistrati, hanno le mani legate. Se anche sono i magistrati che vogliono fare qualcosa, che sono competenti territorialmente, hanno le mani legate perché non puoi andare a mettere il naso in un aeroporto che ha uno status NATO o uno status nordamericano, perché è protetto da via del 54. No, ha ribadito la Cassazione in tante occasioni. Ricordo qualche anno fa, un comitato di cittadini come noi voleva fare intentare una causa civile al governo nordamericano per la presenza di 50 bombettoni italiani. Si rivolgono al giudice civile a Pordenone. Io gli decidi di rimettere la patata bollente alla Cassazione, che pochi mesi dopo sentenzia che la sovranità è nelle mani dell'alleato e quindi non si può fare neanche la causa civile. Guardate, c'erano fiori di avvocati a livello internazionale di questi nuovi pacifisti, eh? Non è una cosa, è stata una cosa banale, così tanto per questo dà la misura. Vi ricordate il Cernis? La strage del Cernis? Sapete come andava a finire? Ci hanno dato la Baraldini. In America, ci hanno dato in cambio la Baraldini. Oh, però non c'è stata giustizia, ovviamente. Dico questo perché voi dovete sapere che nel 98, per quanto riguarda i voli militari degli alleati del nostro paese, c'erano delle regole, intanto l'altitudine, e non venivano rispettate né allora neanche oggi. Per esempio in Sardegna hanno denunciato più volte questi voli cadenti, ma non durante l'esercitazione, perché si potrebbe anche capire, sui centri abitati, interrogazioni parlamentari, ma nessuno ha risposto. Allora il problema va preso dalla radice. L'Italia è un paese che ha bisogno di essere rigenerato, che ha bisogno di conquistare la democrazia, ha bisogno di conquistare l'indipendenza nazionale. Questo è il tema. Il tema non è il tema delle riforme, chissà quali riforme istituzionali, stravolgiamo la Costituzione. La Costituzione è stata annullata di fatto col Trattato di Lisbona. Non so quanti di voi sono a conoscenza dell'esistenza di Eurogetico, per esempio. È un organismo militare che ha poteri maggiori anche della magistratura e non risponde né alla magistratura né ai parlamenti nazionali e ha poteri di vita e morte su di noi. La cosa è strana perché Eurogenfor ha la sua sede operativa in Italia, a Vicenza, in una caserma dei Carabinieri, la caserma generale Pinotti. La cosa strana, sapete qual è? Che l'inaugurazione di questa attività di Eurogenfor è avvenuta ufficialmente nel 2006, pubblicamente nel 2006, ma la legge di ratifica del Trattato di Lesse, che istituisce Eurogenfor insieme al Trattato di Prumi, se andate a misurare l'estensione delle servitù militari nel nostro paese, il dato è allucinante. Siamo davvero una portaerei, perché non ha i guai nel mondo, non in Europa. Prendete ad esempio la Sardegna. La superficie totale di quell'isola, ma non soltanto dell'isola come terraferma, ma anche della porzione di mare sottoposta a servitù militare, è la più estesa del mondo, non in Europa, nel mondo. E su quei fondali, come
su questi fondali, vedo di fuori tutto. Se ci sono dei subappi, qualcuno che si occupa di questo tipo di ricerca in mare, lo sa, non mi sto inventando niente. Non mi sto inventando nulla, io dovrei parlare dell'ave addirittura. Qualche anno fa sono tornati, perché hanno verificato per modo di dire questa petroliera. Era il 91, vi ricordate, ah, poi Moby Prince. Moby Prince. Non c'era la lettera quella sera. Ma 140 persone hanno perso la vita. C'era uno scenario di guerra, come per l'Ustria. 7 navi militarizzate nordamericane. Voi direte, ma ce l'hai con questo? No, è emerso. È evidente, ma prova a fare. Cosa stavano facendo queste navi? Andando nel porto di Livorno. Beh, trasbordavano armamenti provenienti dal Golfo Persico, la fine della prima guerra, quello scenario orientale, quindi queste navi erano destinate al deposito di Camp Derby, alla base di Camp Derby. Una parte di questi armamenti sono finiti effettivamente quella notte a Camp Derby, un'altra parte veniva trasbordata su altre navi. Addirittura su una nave molto particolare, un grosso pescherriccio che abbiamo donato alla Somalia, che era lì in riparazione da giorni, anzitempo. E Moby Prince è partito per andare in Sardegna, in suo fraghetto. Il comandante di questo fraghetto, che era una persona che ha esperienza e sensibilità, aveva capito tutto quello che stava succedendo, perché c'erano anche delle imbarcazioni che appunto caricavano queste armi, e una di queste ha preso fuoco e poi c'è stata una sorta di collisione, poi è stata coinvolta anche una petroliera, come sapete. Ma la nave civile italiana, tra l'altro Moby Prince, non ha avuto alcun tipo di soccorso. Quelle persone erano praticamente pronte per sbarcare, ma non è stata presa in considerazione perché il comandante di Granada, come il tenente della Guardia di Finanza quella sera, hanno visto cosa stava accadendo, il trasbordo segreto delle armi. I giudici di Livorno hanno chiesto in corrogatoria informazioni al governo americano e il governo americano non ha dato alcuna risposta. 140 morti. Non so, questa è la storia del paese, ma che linea di strage. Quante stragi ancora prima che questo paese possa tornare ad alzare la testa, se c'è ancora un briciolo di dignità, quante volte ci vorranno ancora? E forse non sono il numero di vittime? Ce lo stanno dicendo tutte le salse, il terremoto, il prossimo terremoto. L'Italia è già in agonia, è un paese in agonia. Questa crisi, inventata a tavolino, con artifici incredibili, serve semplicemente a spaventare l'opinione pubblica. La più pericolosa arma di distruzione di massa è la paura, che viene inculcata anche in questo modo. La paura. Non c'è alcuna crisi, e poi la crisi, ci dice la parola, l'etimologia ci aiuta, è un momento di svolta, di cambiamento, di mutamento. Quale può essere questo paese se non la consapevolezza di questa situazione e il tentativo di rigenerare questo paese, conquistando l'indipendenza nazionale? Questo è il problema, l'indipendenza nazionale, che passa attraverso la sovranità territoriale, le regole fondamentali della Costituzione che deve tornare in vigore. E non ha importanza quale sia la moneta, perché il problema non è la moneta. Il vero problema non è la moneta. Perché questo sistema, che ormai ha le corde, questo sistema economico che per più di un secolo è stato improntato sullo sfruttamento degli idrocarburi, tutta la nostra città, la città del petrolio, anche i nostri oggetti, l'uso comune ormai. Dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo cambiare i paradigmi. Per fare questo dobbiamo cambiare noi stessi, il cambiamento, il mutamento interiore. Guardate, una persona umile come Gandhi ha liberato il suo paese da un colonialismo becero come quello inglese attraverso la non violenza, la consapevolezza
ricordate la marcia del sale. Non abbiamo altre alternative, noi possiamo metterci a fare la guerra contro, ma è la consapevolezza, è una forza incredibile. Loro rispondono con la paura, inculcando la paura ovunque. Ecco perché dico, prendete la televisione e accendete la mente. Senta, io volevo ringraziare perché guarda che mi ha aiutato tantissimo tutto quello che ho sentito, alcune cose le sapevo attraverso il MIS, altre non lo sapevo, e il fatto che la mia vita può finire per un terremoto, che non è naturale, uccide ancora prima che arrivi il terremoto, perché a questo punto io sono inerme, ho proprio la consapevolezza, ma purtroppo nella stanza dei bottoni l'abbiamo visto negli ultimi 3 giorni, non sale nessuno. Io grazie di aver dato queste informazioni, ora so qualcosa che lo rifonderò ad altre persone, ma non è facile perché quello che noi leggiamo purtroppo è filtrato e sottofiltrato, cioè le notizie che ci arrivano, la stampa è pilotata e quindi noi comuni mortali, cioè non abbiamo il suo potere di arrivare a notizie e fonti diverse e quindi il nostro fonte di sapere purtroppo è disconnettata la verità. Noi esseri umani siamo una rete di energia, siamo energia pulsante, non questo pianeta. Dobbiamo semplicemente stabilire delle connessioni vitali tra noi, dobbiamo riconoscere l'altro da noi, noi non vediamo più l'altro. Perché questo sistema economico ha mercificato i sentimenti, noi ci rapportiamo gli uni agli altri come oggetti, come merci, per noi conta il profitto. Pensate un po' alle multinazionali, alle corporation, al sistema bancario. Pensate un generale, Eisenhower, presidente degli Stati Uniti, termina il suo mandato, c'è un famoso monito, attenzione a questo blocco di potere rappresentato dal sistema economico bellico. Dice Eisenhower, militare, della sua caratura. Anche in Italia c'è qualcuno che comincia a parlare, ma è ben poca cosa. Guardate, è vero anche che la storia la fanno le minoranze attive. Io stasera non sono qui in giro d'Italia perché per inoculare l'assimilazione, intanto questa è informazione, ma per esultare i miei connazionali e gli esseri umani che incontriamo, perché non mi piace neanche distinguere tra connazionale o meno, perché siamo tutti esseri umani, dobbiamo alzare la testa veramente. Ma vi rendete conto, io torno a rivedere questo concetto, dopo 2 mesi non abbiamo ancora un governo, verificare la Costituzione è stata annullata, la Costituzione è il Trattato di Lisbona, si può fare molto. Io avevo proposto tempo fa di fare una protesta pacifica, paralizzare la gente, e poi ci fermiamo tutti quanti, uno sciopero alternanza, non di 2 ore, 3 ore, 4 ore. Ma vi rendete conto che siamo il faranino con di coda, non solo dell'Europa, del mondo? Per la cultura, noi non abbiamo nulla in bilancio a livello nazionale, ma nulla più. Lasciamo distruggere Pompei e nessuno si inquieta. La bellezza di questo paese, io amo viaggiare, prendere anche strade tortuose, non fare i soliti itinerari, mi piace viaggiare in tutti i modi, biciclette a nuovo, a piedi, per mare. È ancora un paese meraviglioso questo, ma dobbiamo fare qualcosa, adesso, non domani. Il mutamento parte da, ripeto, come ci ha insegnato Gianni, parte da noi, non da altri. C'è una domanda, credo. A proposito di altro e di esperimenti fatti sui terremoti e quant'altro, è possibile che ci siano stati degli esperimenti analoghi sulle recenti catastrofi meteorologiche in queste zone popolari? Quali zone esattamente? Che portano a Genova, per cui le 5 Terre e quant'altro. Ma sì, ma guardate che questa attività è interrotta, non è che si prendono delle pause, caffè, si fermano, è Natale, Capodanno, facciamo il ponte all'italiana e ci rivediamo al primo passo, no? Quello lì si è parlato di ponte cosa anomale, di tasse di ponte d'acqua anomale, che non sarà mai verificata, non sì. Visto. Sì, sì. Io vi invito a cercare su YouTube, se c'è dentro il motore di ricerca di YouTube, però non altri, quello dedicato, la parola tsunami Italia. Tsunami più italiano. Capite cosa viene fuori? Negli ultimi 10 anni, poi vedete 10 anni che c'è questo accordo, nuovo accordo con gli americani per fare la sperimentazione di ambito climatico, e uno dei
maggiori sostenitori, nonché beneficiari del finanziamento netto, il signor Franco Prodi, il fratello di Romano Prodi, primatologo, che a proposito dei scimmie dice che è una bufala, complottistica, eccetera, eccetera. Io ho smentito proprio la mano del signor Franco Prodi, però non ho avuto risposta. È vero, c'è una correlazione inquietante. Io banalizzo quando dico guardate YouTube, ma lì lo vedete proprio visivamente, lo so, vi ricordate anche l'ultimo tsunami giù a Taranto, che è colpito l'Ilva, eccetera, eccetera. Non è caso, c'è un progetto per portare il cuore pulsante della Marina Militare americana del Mediterraneo come base nucleare a Taranto e far sorgere l'Ilva, che è ancora qualcosa di dire, ma ci dobbiamo pensare un po' prima, forse è tempo di ritarsire, no, questa cattedrale del deserto. Sì, c'è una correlazione con questi eventi che hanno avuto un impatto abnorme a memoria umana. Ma c'è anche da dire, l'obiezione facile è, ma l'Italia è fragile, è sottoposta a un dissesto idrogeologico e quindi gioco forza, se piove è un disastro. Beh, non è proprio così. Non è proprio così. Perché ci sono documentate anche l'attività di altro, ma non solo di altro. Quello che manca nell'informazione in Italia è tutta l'attività militare in mare. Noi abbiamo dato un po' di informazioni, no? Ma non ci rendiamo conto, io vi dico, guardate le ordinanze delle guardie costiere italiane, adesso siamo qui alla Spezia, vedete, cosa faranno nei prossimi 2 mesi, cosa è previsto, quali aree sono perdute, cosa ci faranno, eccetera, eccetera. E così vale, anzi questa non è neanche tanto un'area, come dire, tartassata più di tanto. Ma ci sono aree protette, aree marine protette sulla carta, ovviamente. Ma per esempio la città di Toscana. E sono anni che sentono esplosioni strane, sono i bombaroli che pescano di fondo. Ma te che stavo scherzando? Sono andati a verificare, hanno messo anche un sismografo. Effettivamente non si tratta di bombaroli. È chiaro, hanno sperimentato ed è stata questa sperimentazione, quindi solo là, ovviamente. Wireless subacqueo, che ovviamente è invasivo, l'inquinamento acustico, prima di sentirne sono i cetacei. Vi dico questo perché vi ricordate cosa è avuto nel 2009 in Italia, nel dicembre del 2009, una cosa eccezionale, straordinaria. 7 capodogni che vivevano nel Mar Ionio tra l'Italia e la Grecia, fuggono, sono in fuga e imboccano l'Adriatico. E vanno a morire sulle spiagge del Cercano, sull'istmo di Marano. Una spiaggia lunga 12 km, muoiono lì. Anzi, 4 giorni di agonia di rivedere. Il giorno prima ero a Bologna a presentare un altro libro e mi arriva la telefonata di un mio amico che è un ufficiale della Guardia Costiera che era a bordo di un elicottero e mi stava segnalando questi capodogli che erano ancora in vita, che navigavano, fuggivano verso l'alto Adriatico, cercavano via di scarpe. Da quale tempo mi sono chiesto io? Che cosa è accaduto nel Basso Adriatico, nel Canale d'Otranto e soprattutto nello Ionio, in una zona ben determinata? Tra il 2 e il 5 dicembre dell'anno 2009, provate a immaginare, questi esseri viventi che sono più intelligenti e sensibili di noi, parlo dei cetacei, dei draghi, dei capodogni, non sto esagerando, sono molto sensibili perché le onde acustiche arrivano. In questi casi, sparate dalle attività esplosive della NATO, anche le solar, soprattutto, che interferiscono, ma gli aerei, soprattutto, che sono dei cannoni, le sparano gli acustiche per sapere cosa c'è sui fondali, cioè cercano ovviamente i vapori e utilizzano gli aerei. Arrivano anche a 280 decibel, ed è letale per un cetaceo. Loro sono stati scorditi, sono fuggiti e la causa per cui sono morti. 7 capodogni che erano in ottime condizioni, ce lo dicono i cetologi ellenici che li seguivano da anni, per una embolia gassosa a livello coronarico, mentre gli esperti italiani, senza, io sono dei dati tossici, cioè non sto inventando niente, però la dichiarazione dell'esperto di turno, del professor Nascetti, dell'Università della Tuscia, ricordate il telegiornale, hanno ingerito sacchetti di plastica. Questo signore lo fa, ha fatto questa dichiarazione ex cattedra, non ci neanche scomodato di venire in Gargano da noi per vedere la vivisezione che in quel momento assolutamente giustificata ha messo in atto in opera
l'Università di Padova. Avevano altri film di sperimentazione, noi abbiamo filmato tutto, fotografato, avevamo intercettato anche la documentazione militare, io ne ho scritto sul mio giornale all'epoca del 2009, che a lettera nostra non sono stato smentito, tant'è che molti parlamentari hanno presentato le interrogazioni e le risposte non sono mai arrivate. Ecco, qual è la vera ragione? C'è questa invasività, non soltanto alla ricerca di petrolio facile, petrolio amaro, tecnicamente così definito, idrocarburi, eccetera, è un assalto al sovraio. Arriva ormai da almeno quasi 10 anni, sono sbarcate società anglo-americane, utilizzano delle scatole vuote italiane, società responsabili italiane in Italia, con capitali risibili, 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, e poi vai a vedere dietro, con chiaramente delle triangolazioni incredibili, cioè da Roma, da Lecce vai a finire, o da Palermo vai a finire a Roma, Roma da Dublino, da Dublino a Londra, Londra a New York. Chi c'è dietro? Però, io non sto scherzando, io ho fatto un'inchiesta per la stampa nel 2008, queste cose le ho messe in nero e bianco e non sono stato smentito. Rockefeller e Rothschild. Non ne frega niente, guardate che lei negli anni 50 ha fatto delle prospezioni in mare e quel petrolio là non l'ha toccato perché era, non so, considerato un danno ambientale andato a estrarre a grandi profondità provocando dei danni ambientali di ecosistemi marini. Lo dico perché sono un subacqueo che ha lavorato con degli esperti per molto tempo e conosco la documentazione dell'ENI che è accessibile a tutti. Quindi questi giacimenti non sono scoperti nell'ultimo momento, lei doveva toccare quei giacimenti negli anni 50, ai tempi di Mattei, che hanno assassinato. Tra l'altro, mi viene in mente Giacomo Matteotti, che è stato ammazzato per il petrolio. Non so se conoscete la storia della Sinclair, cioè non soltanto una questione di corruzione del fascismo ai massimi livelli, vertici. Matteotti prima di essere assassinato nel 24 fa un viaggio a Londra perché c'era un governo laburista e lui riceve delle informazioni molto particolari, particolareggiate e documentate. Tanto scopre che comunque Mussolini è stato il governo dell'intelligence sia francese che inglese, pagano Benito Mussolini, il capo del governo italiano. Ma la cosa più grave è sarebbe andato in Parlamento a denunciare questo e sarebbe probabilmente venuto il fascismo così, con le visioni di corruzione gravissime, ma non solo. Avevano favorito due società, una inglese e una americana, che erano in conflitto tra loro. Quindi lui aveva i laburisti, i suoi amici, avevano raccolto questo, avevano fatto un dossier, no? E lui era lì, preso il dossier, a studiare, perché sapeva già molte cose, torna in Italia e l'obiettivo era quello di denunciare tutto il Parlamento. Per il petrolio, così Mattei che aveva ammazzato le 7 sorelle, guardate che c'è documentazione del Dipartimento di Stato, che è stata declassificata proprio in tempi recenti. Kennedy considerava, prima di essere assassinato a sua morte, considerava la classe politica italiana assolutamente inguardabile, e però aveva stima di Mattei, che aveva messo in difficoltà il corpo delle 7 sorelle, perché aveva aperto a Nasser che aveva chiuso il golfo di Suez, era diventato in conflitto con gli anglo-americani, i francesi, gli israeliani, eccetera, eccetera. Poi gli algerini. Mattei ha finanziato la lotta all'indipendenza contro i francesi, è stato minacciato di morte per questi balloni a suo tempo, come di voi del resto. E torna sempre il petrolio, la scia è l'oro nero, è un filo rosso di oro nero. E quindi poi da salire nel 75, perché viene a sapere certe cose anche sulla P2, che non era Licio Gelli, sì, Licio Gelli ci siamo tutti, ma è Eugenio Cerri, che era stato cacciato lei da Enrico Mattei. Enrico Mattei è stato uno statista in questo paese, sarebbe diventato Presidente della Repubblica se non avesse assassinato in quel valetto uno a Pascapè con una bomba a bordo dopo essere collato alla Sicilia. E avrebbe incontrato Kennedy la settimana successiva. Kennedy cosa voleva fare? Voleva indurre Mattei a non fare più contratti con l'Unione Sovietica. Aveva capito che questa persona ci si poteva fidare. Mattei tra l'altro era anche un capo partigiano, non era l'ultimo arrivato, quindi aveva... però viene fatto fuori i nostri servizi segreti. I nostri servizi segreti, con la manovalanza di Cosa Nostra. Con la manovalanza. Dalla Sicilia, quando torna a Milano,
C'erano due eri che si cercano per confondere ovviamente chi voleva attentare Montei, però sono riusciti a salutare l'era di Montei. Tutte queste cose sono documentate, il magistrato tuttavia ha riaperto l'inchiesta, il punto è stata archiviata, e quello che cerca adesso, l'aereo, hanno fatto addirittura un esame sui resti di quello che i brandelli, era esplosivo anche il volto, però nell'immediatezza del fatto c'era come il ministro della difesa avremmo anche costituito la commissione d'inchiesta e la cosa fu liquidata con un incidente. Non vi fidate di queste verità energiche oggi televisivamente, perché vedete la televisione non è che deve essere lo stesso potere di oggi. Fate attenzione, documentate, ma un momento anche di agire è il momento dell'azione, prima della riflessione critica, anche dell'azione. Questo paese deve conquistare la libertà, o sarà da dire. Anch'io avrei bisogno di bere perché lei dice delle cose veramente incredibili. E io vengo da Viareggio e sarò solo c'è una casa. Questa sensazione c'è che abbiamo avuto, sono sicuro, veramente. Però la mia domanda è quello di qualcosa sul virus. Questa famosa famoso famigerato, però allora scusate un attimo, ma anche perché qualcuno si è attribuito, non voglio polemizzare con i Berlinci, ma anche per figuriamoci, però qualcuno si è attribuito dei meriti che non ha. La persona è in Sicilia, è stata sollevata da un ricercatore di mente che si chiama Antonio Mazzetti, un carissimo amico, lui ha sollevato il problema, ne ha scritto, poi sono andati dei comitati che non erano certamente Berlini o il Movimento 5 Stelle. Poi è chiaro che bisogna unire le forze, ovviamente. La battaglia non è vinta. Che cos'è il virus? Intanto ci sono delle antenne a misceni. Cioè il virus non è stato ancora installato, nonostante diciamo, la revoca delle autorizzazioni che ha fatto il governatore Crocetta recentemente. Però ci sono delle antenne molto potenti in quella zona, antenne nordamericane e antenne militari che fanno altrettanto male, c'è l'inquinamento elettromagnetico. L'altro giorno ho partecipato a un convegno con gli esperti internazionali di inquinamento elettromagnetico a livello internazionale, sono arrivati studiosi della Svezia, degli Stati Uniti e dall'Italia, non ci rendiamo neanche conto di quello che sta accadendo. L'inquinamento elettromagnetico è aumentato in maniera esponenziale dal 55 al 1955, la donna c'è stata l'impennata nel 97, pazzesca, ed è secondo questi studiosi provocato da tanto dalle tecnologie belliche di cui ovviamente, come forse saprete, c'è una deroga in Italia, la legge quadro sull'elettrosmog 1.36 del 2001 fa un'unica deroga sui radar militari, sulle antenne militari, cioè che vuol dire deroga? Un'eccezione. Possono inquinare, non sono sottoposti a un limite che non è neanche biologico, tra l'altro, dicevo, 6 volte metro. Che cos'è il virus, però? Perché bisogna spiegare anche che cos'è. Non è altro che un sistema, un dispositivo all'interno di arte. Non è altro che questo, che serve anche a pilotare dei velivoli senza pilota. Ma serve a fare la guerra, non serve a fare sperimentazioni climatiche, serve a fare la guerra. Serve a questo. L'intervento del Musso dice in cosa è consistito? Nel demolire e abbattere una sughereta protetta, un'area protetta, pensate un po', quanto sono stati bravi. E il governo italiano poteva intervenire, oltre che la regione Sicilia che ha la sua autonomia, il governo italiano non può fare altro che dire sì, che obbedire, perché c'è questa dipendenza, che parte da lontano. Se noi non risolviamo il problema alla radice, noi ci impelagheremo in numerose altre battaglie, in le scie chimiche, che ci terranno impegnati nei prossimi secoli, se avremo ancora uno stile di vita. Vi do due dati epidemiologici. Attualmente in Italia l'aspettativa di vita per gli uomini è circa mediamente di 83 anni, per le donne di 87 anni.
miei studiosi con cui mi sono intrattenuto anche a cena, e quello che ho detto al convegno non mi bastava, a parte le norme, perché ero curioso di capire un attimo che cosa attende le nuove generazioni. Quelli che oggi hanno vent'anni non hanno questa aspettativa di vita, questo è il punto. E torniamo all'analisi iniziale, cioè la nocività come strategia di dominio. Quindi la radice qual è? La radice è una mancanza di sovranità, perché un paese sovrano non è che devono mobilitarsi necessariamente i cittadini per impedire che un pericolo del genere venga attivato. No, è lo Stato, perché lo Stato fa la guerra ai cittadini italiani in tutti i sensi. In tutti i sensi gli fanno la guerra. L'altro giorno ho dovuto contestare agli avvocati del Codacons un'affermazione. Loro citavano ancora l'articolo 32 della Costituzione, che difende sulla carta la salute, il diritto alla salute. Bene, sacrosanto. Ho detto, ma scusate un attimo, questo è il Trattato di Lisbona che viene studiato. Non sapevo neanche cosa fosse. Avvocati del Codacons a livello nazionale. In buona fede, erano in buona fede. Certo che diritto alla salute. Noi siamo nell'Unione Europea. Noi abbiamo detto no due volte sul referendum all'energia nucleare, perfetto. Quello che non sono ha alcun valore secondo il Trattato di Lisbona. Non ha alcun valore. Sapete cosa hanno deliberato i nostri padroni per conto terzi? Perché anche loro sono padroni per conto terzi, sono dei maggiordomi. Hanno deliberato che l'Europa deve tornare per essere nucleare adesso. Vi ho una notizia, sarà cavolosa quanto vi va, non ne importa niente. Guardate le carte, andate sul sito dell'Unione Europea, dove vai con la Commissione Ambientale, e vi renderete conto che deliberano questi oscuri burocrati contro la vita, contro la nostra vita. E allora dico io, cosa ci servono questi parlamentari se non fanno opposizione, se non informano l'opinione pubblica nelle rispettive nazioni? Cosa fanno? Vengono andare tutti a casa e rifondare questo paese. Io credo che questo paese ha bisogno di una nuova costituente. La Costituzione ce l'abbiamo già, non si può più quella. C'è il miglior di tutto il mondo. Che fine ha fatto? Che fine faremo noi se non ci mobiliteremo adesso? Quindi, notavo, non d'accordo, io ricordo anche non dal Molino, cioè potrei tornare a Consul per dire, perché mi sono formato, ho 47 anni, vengo da quelle battaglie contro gli comunisti, ero un ragazzino. Non vedo più quella mobilitazione e quell'energia, quel paese che una volta era comunità. Noi viviamo di rendita e abbiamo dilapidato questa rendita. La rendita che i nostri genitori, che i nostri nonni, con enormi sacrifici durante le due guerre, dopo la seconda guerra mondiale, fino ai giorni nostri, il boom economico di questo paese è qualcosa di straordinario. Nel mondo ci siamo risolvati più di ogni altro paese. Più di ogni altro paese. Noi abbiamo una grande risorsa, è la nostra intelligenza, è la nostra creatività. Ma noi, in questo paese, nel bel paese, uccidiamo l'intelligenza. Le uccidiamo, continuiamo a ucciderle. E allora il discorso più generale. La democrazia va riconquistata. Io credo che una strada pacifica e non violenta sia quella di organizzare pacificamente l'Italia. Non ci sono alternative, non è che con le prossime elezioni che pure annunciano, paventano, risolveremo il problema. Se le regole sono illegali, lo dicono anche loro. Come si fa a eleggere un nuovo Presidente della Repubblica con parlamentari eletti violando la Costituzione? È un controsenso immenso, no? Come si fa? Ma poi cosa ha prodotto l'Italia negli ultimi 20 anni sul piano culturale, per esempio? E che investimenti ci sono? Sapete che stanno venendo gli importanti teatri d'Italia? Stanno venendo tutti. E nessuno va a teatro. Non siamo neanche in grado di preservare i nostri tesori, che sono la storia, l'archeologia e poi le capacità intellettive, la fantasia, la creatività. E basterebbe in questo paese investire nel risanamento del paese. Investire nel risanamento del paese. Guardate, io ho citato la relazione della Commissione De Mare negli anni 70 sul dissesto idrogeologico del nostro paese, un'analisi di. Non è stato fatto neanche un provvedimento.
Torneremo a parlare di disastri al prossimo luglio. Non si può andare avanti con emergenze, con proroghe. I limiti normativi nel nostro paese non hanno una valenza scientifica, cioè di carattere biologico, per tutelare la vita, perché il limite è zero, ma anche zero. Non è uno, non è due, non è dieci, non è dettato da interessi economici o politici. Ma fino a quando questo sarà un paese dove si sgoverna per conto terzi, non andremo da nessuna parte. E non basteranno le proteste contro il MUS, contro la TAP o contro altro ancora, contro le scicline. Io dico, anche la protesta sacrosanta deve essere ben utilizzata, altrimenti le energie si disperdono e si perde solo il tempo, non serve più niente. Intanto tutti i comitati che esistono dovrebbero unire tra loro, creare una grande rete. No, ognuno vive nel suo cuccello, tante prime donne, ma non comunicano. Non comunicano o fingono di comunicare tra loro. Questo è il limite, questo è il grande limite, la incomunicabilità. E come si può ovviare? Perché anche le persone distrette, guardate, non ci sono sconti. Io non so più come dire, come fare. Mi piace fare immersioni subacquee quando avevo 7-8 anni e vedo cosa c'è nell'acqua italiana. Non ho mai smesso di andare sott'acqua. Allucinante, ma sto parlando di aree che un tempo erano contaminate e sulla carta sono protette. Ho fatto un esempio concreto qui a portata di mano vicino alla Toscana. Non ha perso tutti quei rifiuti, cosa viene fuori per caso in 30-40 giorni. Vengono anche individuati, ma non sono stati ancora recuperati, ma lo saranno. Qualche anno fa, all'Elba, affondano un paio di container. C'è una nave tedesca, ci sono le persone che avvistano questo affondamento, questo abbissamento strano, fanno delle fotografie, sporgono le luci. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta, un magistrato ha mandato giù anche un robot, cioè ci hanno trovati, hanno chiesto i soldi al Ministero di Grazia e Giustizia per recuperare almeno uno e ci hanno detto di no. Questo tipo, cioè, dico, ma che ne so, anche i giornali locali, ma dico, almeno dare questa piccola notizia, che è esplosiva, no? Non ci sono soldi per recuperare un contenitore dei rifiuti, non si individuano i responsabili, che sono stati anche fotografati, perché questo è un sistema. Il sistema delle navi dei grilli non è mica un sistema affidato a qualche organizzazione criminale come l'Andrangheta, Cosa Nostra, o non lo sai come lo dico, no? O la Procura, no? Queste organizzazioni criminali, ovviamente ben note, nel senso come detto, non sono altro che istituzioni non riconosciute formalmente, ci mancherebbe che fosse anche un decreto di riconoscimento di un'azienda ufficiale, ma fanno il lavoro sporco per lo Stato, per gli Stati. Un esempio, il generale Silvio, il generale dei Carabinieri, qualche anno fa, in audizione parlamentare segretata, ha dichiarato ai commissari parlamentari che noi interroghiamo, ha ammesso, perché domande erano interessanti, che lo Stato italiano ha pagato, per esempio, la Morandia, per affondare queste navi. Avete capito? Ma facciamo finta che non sappiamo questo. Invece uno che ha dedicato molti anni della sua vita alla ricerca di queste navi, io le ho trovate parecchie, nel terreno, nello Ionio, soprattutto nello Ionio. Beh, anche il terreno ovviamente, no? È inalienabile. Questi sono mari che impiegano mediamente per pulire le acque superficiali almeno 80 anni, tra gli 80 e 100 anni. Voi non avete letto le insidie? Ne abbiamo trovato 203 navi, 203. Tutto è partito dalla denuncia dei Lloyd's di Londra, qualche decennio fa, che denunciava appunto la strana sparizione di 39 navi, l'affondamento sospetto di 39 crediti. C'era un business, c'è un business che è legato all'occultamento di questi rifiuti pericolosi, perché se guardate i dati ufficiali europei, la quantità di rifiuti pericolosi è ignota, cioè sono le stime, è ignota, sia le scorie chimiche che quelle radioattive. Voi sapete che le scorie radioattive si dividono in tre categorie, sostanzialmente, prima, seconda e terza categoria sono quelle pericolose.
dovevamo finire, questo è il problema. Allora, vado a finire nei mari, negli oceani, nelle cave, nelle miniere, sott'acqua. C'è un documento incredibile che attesta il fondamento di scorie nucleari ad alta attività le più pericolose a partire dal 1967 da parte dello Stato italiano ad opera della Marina Militare italiana. Io ho messo sul mio blog questo documento, anzi, avevo già parlato qualche anno fa, nel 2009, nel 2010, era in corso d'inchiesta, quindi scusate un attimo, ricordate la nave Cursi che viene di scorie radioattive in Calabria di fronte al centrale del lago di Cefalù e nave Catania, non sono diventati una nave Catania, il ministro Presti Giacomo e l'attuale presidente del Senato che all'epoca era capo della Corporazione Antimafia con delle vie d'oro che si è piazzato lì senza avere neanche i titoli al posto dei giudici casalini. Ma insomma, per farlo vedere, è un fenomeno di stati e di multinazionali del crimine. Le organizzazioni mafiose vengono utilizzate a livello di governanza per fare il suo lavoro e i servizi segreti, i servizi di intelligence sono la cerniera di contatto. Avete capito? Qual è il sistema? È un sistema che ci riporta alla nocività come strategia e sarà inutile ribadire che esiste l'articolo 32 della Costituzione, allora sulla carta. E i diritti e la qualità della vita in questa situazione? Noi stiamo pagando questo prezzo. C'è un libro meraviglioso di una biologa marina che non c'è più, Rachel Carson, autrice anche di un altro famoso bestseller, che non era silenzioso, il momento chimico, il mare intorno a noi, che ha pubblicato in Italia nei primi anni 60 dei nautici. Non si trova più, però magari la famiglia di Giudetto, che si è tutto pubblicato, sicuramente. E lei che è una grande biologa Maria di fama internazionale, non si è piegata mai nessuno. È un libro importante questo perché attesta che l'inquinamento radioattivo è irreversibile, non si può modificare. Con quello chimico ancora qualcosa si può fare, ma quello radioattivo, quando io ho messo le mani sul documento, quel documento lì, e lo sapete dove ho trovato quel documento? Il Parlamento europeo, della responsabilità del fondamento delle scorie nucleari italiane da parte del governo italiano, non per la Marina Militare italiana. Cosa dobbiamo fare? Cioè, quando tu scopri queste cose, cosa fai? Io non posso pubblicare sui giornali del Bravo, ma ho dovuto sentire ragioni. L'ho messo sul mio giornale Italia Terra Nostra, poi ce l'hanno oscurato. Poi l'ho messo adesso sul diario internauti, quindi c'è ancora questi, ci sono questi riferimenti. Questa è la situazione. Dobbiamo soltanto prendere coscienza che questi governanti sono del conto terzi. Lavorano per conto terzi, non fanno gli interessi nostri, non fanno gli interessi della vita, non fanno gli interessi della democrazia. Ci prendono in giro, tutti. E l'ultimo che ci sta prendendo in giro non vuole polemizzare con nessuno, per carità. Però i dati di fatto sono questi. Come mai un noto comico dava spettacolo si incontra segretamente nel 2008 con l'ambasciatore americano a Roma, Ronald Spohr, e non informa il suo movimento, di sua proprietà e l'opinione pubblica e abbiamo un documento e un rapporto che ha fatto Spogli al Dipartimento di Stato che è illuminante, sono 12 pagine illuminanti, ma la cosa più interessante è che viene disegnato, configurato, a parte viene cooptata la cosiddetta opposizione da scelta, ma un movimento politico, uno scenario che si sta realizzando sotto i nostri occhi, non voglio organizzare con nessuno, però questo conto, il comico dello spettacolo, perché ci conoscevamo, e a distanza di mesi non ho avuto una risposta, posso anche altri quesiti. Allora, la democrazia è ostaggio di interessi che non sono i nostri, purtroppo. Va riconquistata. E guardate che quelli che hanno fatto la resistenza, non è che hanno detto no, no, è troppo pericoloso, quelli sparano, ci ammazzano, ci torturano. Ma vi ricordate la lettera dei condannati a morte, ragazzi di 17 anni, 18 anni? E noi ci dobbiamo rispettare politicamente di loro soltanto quando arriva il 25 di aprile, scusate un attimo, perché sono un po' arrabbiato su questo, anche su questa retorica sinistra. Sono molto arrabbiato. E ve lo dico perché io che sono curioso,
ho dovuto anche registrare altre cose, purtroppo, che toccano i diritti civili. Ho scoperto, non lo sapevo, questa mia America, che in Italia furono creati, dopo la promulgazione della legge del 1938, 40 campi di concentramento. 40! La stragrande maggioranza in Italia centro-meridionale. Ne ho scoperto qualcuno anche in Puglia, uno in particolare. Nel territorio di Manfredonia, non lo sapevo, è stato detenuto anche San Albertino, però era la sua fortuna, perché il campo di concentramento a Manfredonia, creato nel 1940, perché li istituirono effettivamente dopo l'entrata in guerra, ma li avevano già predisposti nel 1939. E lì sono stati segregati tantissime migliaia di persone, che poi sono finite da Auschwitz. Oggi esistono altri campi di concentramento che hanno altri nomi. Però non sono gli acronimi CPT, CIE. La gente del luogo, ho parlato anche con gli anziani, sono andato anche in giro, quello più importante, più grande era in Calabria, in provincia di Cosenza, non sanno neanche l'esistenza di questi campi di concentramento. E non ci hanno portato soltanto gli ebrei, ma anche gli studenti politici. Soprattutto gli studenti politici italiani, non famosi ovviamente. Oggi c'è una continuità nel peggio. Voi sapete, vi ricordate la legge turco-napolitana, poi la posti fini? Beh, queste persone, questi migranti, non hanno alcuna identità, non hanno alcun status. Sono segregati, imprigionati, senza alcun diritto, se non alla segregazione, in questi campi. E singolarmente, in uno stesso territorio, dopo 50 anni, dopo 60 anni, è nato, dopo il campo di concentramento, in continuità storica, prima il CPT e poi il CIMA, non riporto l'Italia da luna, è un esempio tra tanti ovviamente, perché poi i luoghi raccontano delle storie, e questo Lucien è uno che non vuole più sapere di indagare, è stanco, non ce la fa più, li hanno fatti di tutti i colori, vuole proprio mollare, però lo fa forse per i bambini, perché vuole salvare anche sulla vita, così, no? E quindi non è una castagna, però, lui vuole dare queste informazioni alla gente comune. Ecco perché cerca di fare questa ultima indagine. Ed è importante perché lui gira questo paese, il bel paese, l'Italia, raccoglie testimonianze, storie, si documenta, ma poi affida a noi l'analisi di questo contenuto. Siamo noi responsabili, lui è soltanto una voce. Questo libro si apre con un incubo e si chiude con un altro incubo. L'incubo finale è un incubo che poggia su una base reale, le atomiche presenti. Non è uno scherzo. Altre domande? Io vorrei che venisse fatta una domanda almeno su riguardante il nostro territorio. No, le faccio io. Lo faccio io. Quindi, qui hai detto che l'affondamento di Nago, comunque di rifiuti pericolosi, è stato delegato da tempo alla Marina Militare. E voci riportate, diciamo così, da persone della Marina Militare. Dicono che hanno assistito a questi affondamenti. A te risulta che sì, perché io ho pubblicato anche una fotografia e una documentazione sul affondamento di alcune navi nel passato, ovviamente superando gli anni 80-90, e ricordo proprio un affondamento piazzato delle cariche di esplosivi che fece affondare questa nave, che era di proprietà, credo, dei Verdini Ferguzzi, sì, erano. Ovviamente in archivio assicuro all'estero tutta la documentazione, perché il problema adesso è trovare un editore che abbia il coraggio di non riconoscere questo. Gli editori, insomma, anche quest'ultimo libro, Pellegrini, è una nota casa editrice calabrese, è una casa che ha 60 anni di vita storica, è un coraggio, però non è una cosa economica pubblicare, perché questo è anche un impegno. Bene, oggi non si trova un editore che possa, io dico due anni e mezzo, pubblicare o per guadagnare, non c'è. Non importa niente, tutto è beneficenza, diciamo, che bisogno. Questo libro su un
non trovo ancora niente, ma non so più quando questa causa, per dire, guardate, abbiamo raccolto 5 anni una moglie di documentazione paventosa. Quando parliamo della collaborazione attiva della Marina Militare, mi dispiace questo, perché per me, per noi, dovrebbe essere tanto noi gloria, non è retorica questa, la Marina Militare. Io voglio il privilegio di poter fare ricerche in archivio storico della Marina Militare a Roma. E nel corso dell'inchiesta di Marina Militare, e in questa inchiesta che è stata condotta sul campo, sia in mare, che negli archivi importanti, tanto Iois di Londra, perché tutto il partito Iois non è partito da determinate associazioni ambientaliste che poi hanno votato meriti che non hanno, non vuole polemizzare con nessuno, no? E non sparo neanche sulla Croce Rossa. Iois di Londra hanno denunciato la formula di 39 anni sospette alla procura di Spezia. In modo particolare, la riga che era stata affondata secondo l'ultima istruzione ufficiale, a largo di Campo Spartivento in Calabria. La riga, stiamo parlando del 1987, tanto tempo fa. Vedete, questa è una storia intrigata, cioè, dovremmo partire dalle atomiche, dall'uranio che gli americani hanno regalato al nostro paese, dal primo reattore nucleare, quello di San Pietro Grado, dal cane, dalle prime sperimentazioni belliche segrete, dalle fabbriche di plutonio in Italia, la fabbrica Enea, CNEL, prima CNEL, poi Enea, che fabbricano, che sono centri di ricerca mascherati, quello della Basilicata a Rotondella era un centro di ricerca mascherato, che in realtà produceva plutonio, combustibile arrivava dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, poi veniva lavorato in alcune fabbriche, in particolare ce n'era una anche in Piemonte, gestita dalla Fiat. È una storia lunghissima. Chiaramente questa attività ha prodotto due scorie, le centrali fondamentali sono quello chiaramente della Marina, di supervisione, non è che la Marina Militare Italiana ha contribuito, le cariche di esplosivo erano pensate con lo esperto. Quando c'era da fare il lavoro più sporco negli anni, fine anni 70, anni 80, hanno utilizzato la Ndrangheta, la Camorra, ma soprattutto la Ndrangheta. Ma non perché ce lo dice qualche pentito, perché ce lo dicono le evidenze, che sono la documentazione acquisita negli archivi, diciamo, inaccessibili ai comuni mortali, ma la riscontro in mare. Perché quando abbiamo trovato i relitti in mare, abbiamo ricostruito per ogni relitto la storia, l'identità, l'ultimo viaggio, l'armatore, il noleggiatore, la bandiera, cioè tutte queste cose sono fondamentali. Allora, se non recuperano un container all'epoca, dicono che non ci sono soldi, figuriamoci tutte queste navi, infatti non se ne parla più. La questione è stata chiusa, secondo loro, dall'allora ministro Vestigiato, allora procuratore nazionale di NAF, Gasso, che ha fatto carriera per quell'operazione, merito, ovviamente, perché nel 2009 la regione Calabria, che era governata dal centro-sinistra, manda una nave con un logo, filmano a 483 metri di profondità, a largo di Cetraro, il rito di una nave che ha determinate dimensioni, e filmano anche dei bidoni, che in maniera inconfondibile sono bidoni di scorie nucleari. Sono quelli di Coscia, quindi si filmati, e manca altri esperti. Poi cosa succede? Finalmente la regione chiede aiuto allo Stato, cioè il governo Berlusconi. Il governo Berlusconi cosa fa? Prima manda una nave dell'ISPRA, ma questa nave non è attrezzata per questo tipo di ricerche, e tra l'altro non si poteva prestare a questa operazione di occultamento della verità, non si presta. Quindi cosa fa? Si rivolge a un suo amico. Arriva la nave Mario Cerno, di proprietà dell'armatore napoletano Mario Attanasio, che è anche socio di David Mills, e ha un grande amico di Silvio Berlusconi. Arriva la Mario Cerno, alla velocità, non sanno, impediscono i turisti di salire a bordo, perché dovrebbe essere luce di sole, così mi verifica, no? Invece no. E vanno a fare le prime rilevazioni a 6 miglia
dal punto di affondamento in cui è stato rilevato il primo relitto filmato nel 2009 dall'Alpacan, dalla regione Calabria. Quindi neanche conoscono i punti di affondamento. E tirano fuori il filmato e sostengono che quella è un'altra nave, non è nave Kursky, ma è nave Catania. E si inventano una storia mirabolante. Questa nave Catania, secondo il ministro Castigliano e secondo Grasso, è una nave che è stata affondata in un botte tedesco nel 1917. Bene, d'accordo, prendiamo per buona questa teoria. Però, in quel periodo, anzi prima, avevo terminato la ricerca nella mia storia della marinabilità, ho inventato uno, quindi ho trovato il fascicolo di nave Catania. L'ho fotografato integralmente, insieme ad altri documenti, e ho scoperto che la nave era stata fondata non nel 17, ma nel 1943 a largo di Napoli. A largo di Napoli nel 43. Sono andato a Cosenza, amici hanno organizzato una conferenza stampa, la CGL ci ha ospitato. A Cosenza c'era un tipo, c'era sede Rai della Calabria, non c'era disponibile una troupe. La troupe del TG3 nazionale è venuta a partire da Roma per la conferenza stampa, poi hanno mandato in onda il TG3 nazionale. E ho smentito la Prestigiano e Grasso, prove alla mano, portando proprio chi di prove cartacee, tanto i giornalisti che hanno scritto i giornalisti della Calabria. Ma se non fosse stato per il TG3 nazionale questa grave, questa importante notizia, non ho alcun eco nel nostro paese, nessuno. E la Prestigiano non ha potuto fiatare, potuto soltanto fare un comunicato stampa e ha detto che sono un bravo giornalista, punto. E allora, anzi ce ne sono sei. Ma il problema non è tanto la quantità, cioè non è il numero, cioè noi siamo fermati al numero lì perché questa ricerca che abbiamo fatto, devo ringraziare tante persone che a titolo quasi gratuito mi hanno dato una mano, perché ho costruito un'equipe per fare questa ricerca, non è che l'ho fatta da solo, no? È impossibile, ho dilapidato tutti i miei risparmi, mi hanno aiutato un po', ma perché non c'era nessuno che ci ha finanziato, che poteva sponsorizzare questo tipo di indagini. Allora, abbiamo raccolto le prove documentali, gli archivi importanti, Lloyds, Rina, guardie costiere, io ho girato per sei mesi a tutte le guardie costiere d'Italia e le direzioni marittime, sono stato qui anche alla Spezia. L'ultima volta che sono stato, c'era una truppa della Sette che ha fatto servizio, questa, cioè non ho filmato mentre facevo questa ricerca e poi non ho dato nulla di fortuna, ma questo vuol dire che bastava che un giornalista guardasse benissimo alla Spezia, caso suo, chiedesse autorizzazione al comandante per visionare il registro di sinistri marittimi. Si tratta di questo, che l'elemento di prova iniziale, no? Si chiama registro di sinistri marittimi, degli incidenti in mare, perché quantomeno lì hai una cronologia di incidenti, una casistica, poi chiaramente ogni incidente ha i suoi eventuali indagini amministrative o anche giudiziarie, quando è il caso, quindi poi si passa ai fascicoli anche per le giudiziarie. Bastava fare questo, io l'ho fatto in tutta Italia. E qui ho avuto per fortuna collaborazione anche da Mario Cogica per comando generale di Guardia Costiera, però a Napoli, per la direzione marittima di Napoli, la Guardia Costiera di Salerno, la direzione marittima di Reggio Calabria, mi hanno impedito di guardare questo tipo di documentazione. Perché ne abbiamo trovato delle navi, dei ritti di navi e migliaia di container, non soltanto le navi, noi parliamo delle navi, titolo, le navi di Belen, ma troviamo lì i container di Belen che i pescatori da alcune parti del Gargano chiamano i cassoni. Quando ero ragazzino, io non capivo, sentivo i cassoni, perché poi a Monfalcone c'era la più grossa marineria Italia, si può dire, per quantità di pescherecci, era consistente. E sentivo, frequentavo degli ambienti, una massoneria o altro, no? E cassoni. Non capivo. Poi, quando ho cominciato a fare questo mestiere, tanti anni fa, ho capito che cosa erano questi cassoni. Anche perché poi, nel corso di alcune missioni, per altre ragioni, perché piaceva fotografare i fondali, abbiamo fotografato cose che non capivano cos'erano, no? Erano i container a migliaia di mari italiani, nelle acque territoriali italiane. Quindi le bombe proibite del 43, le bombe del Poverino,
lanci di idee creati su papi dagli angloamericani al termine ogni anno, il terreno di un abbiatico. Le navi, navi in conferito, le navi, le veli, le navi scorie, i container e i droni per finire, che sono questi grossi sicuri per intenderci imbottiti di scorie nucleari. La prima che abbiamo trovato è lo ionio. Nello ionio, ce n'è una nello ionio, l'abbiamo identificata, e lì abbiamo tutti gli altri che ci servono, ma non sono studio campione per dire qual è che ci sono, ma lo Stato lo sa, lo Stato di lo sa queste cose, l'Europa, l'Unione Europea, perché sono loro che hanno realizzato utilizzando le organizzazioni criminali che ci hanno guadagnato un sacco di soldi e gli industriali che hanno chiaramente eluso tasse, hanno pagato poco niente per partire illegalmente questi rifiuti, danno di tutti, della vita. Il libro della Carso, Miracoli Carso, Il mare intorno a noi, ripubblicato in Italia per la prima volta nel 63 da Degnaoli, è un programma di conclusione scientifica, pienamente radioattivo, è reversibile. Io non voglio spaventare nessuno, ma noi abbiamo dei dati per quanto riguarda l'alto terreno che sono impressionanti per quello che c'è. Ci sono già dei dati scientifici, cioè non solo abbiamo fatto, le abbiamo trovate, sappiamo dove sono quelle che abbiamo trovato, e con te e noi. Ma anche, abbiamo fatto anche di più, abbiamo oggi in mano delle analisi scientifiche indipendenti che ci dicono qual è il grado di cambiamento e cosa è stato provocato. Avete capito cosa sto parlando? Qui, anche qui nell'alto terreno, nel medio terreno, nel basso terreno, attorno alle isole, nelle aree protette, è un indicatore. Questi signori sono soltanto delle marionette che eseguono dei loro diritti.
è che lo fanno responsabilmente, e devono dire loro, perché alcuni presiedono il potere, potere spiccio ovviamente, no? In Italia, politicamente, altri per sedere denaro. Denaro, potere, alla fine dominio, è il dominio, questo non è altro, non sono altre spiegazioni, madre, figlia, la famiglia. Guardate che quando nel 57 arrivano le prime bombe in Italia nucleari, le prime bombe arrivano, le portano a Site Pluto, che è un battezzato, si tratta di cavità carsiche a pochi di notte da Vicenza, un posto meraviglioso, ci sono andato. E nel 1957 il nucleare per la politica italiana, per i politicanti italiani, per tutti era uno stato simbolo. Avere entrare nel club del nucleare era un'illusione, sapevamo che erano pericoli, tensivi, eccetera, eccetera, ma bisognava entrare in questo club riservato. E non ne siamo più usciti, ovviamente. Guardate, nel 49 c'è stato un dibattito furente, perché c'erano anche i loro politici sensati che non volevano che l'Italia entrasse e aderisse al patto atlantico. Quindi il problema è che hanno a che fare, anche loro hanno famiglia, tengono famiglia, no? Non è che sono. Questi personaggi che detengono il potere concretamente, che stabiliscono perché dobbiamo tenerci ancora questa comunità nucleare, per esempio, o perché in Italia ci sono state anche sperimentazioni, perché c'è poi un aspetto legato anche alle sperimentazioni in ambito. Anche gli ordini bellici di natura chimica, anche qui del primo altro capitolo a parte, e il Grande Fratello, pubblicato lo scorso anno, c'è contro questo, no? Perché è stata la sperimentazione proibita in Italia, violando altre convenzioni come quelle di Parigi sulle armi chimiche. C'è una responsabilità di fondo, c'è una irresponsabilità di fondo. No, forse neanche condizioni della situazione. E si è avanti così. Che dice che dobbiamo tenerci ancora tutte queste bombe nucleari? Hanno fatto tre politicanti italiani e due generali. Punto. Sono loro che comandano il governo. E guardate che tutti lo sanno anche la finta opposizione, lo sanno tutti. Sono perfettamente in quella situazione. Noi dobbiamo ringraziare, ma non è un'esaltazione della figura di John Kennedy, ma Kennedy è stato l'unico presidente americano che ha fatto smantellare i missili Jupiter che erano piantati in Puglia contro l'Unione Sovietica, con detti missili nucleari. Dopo la crisi cubana, sono smantellati, poi la distinzione. Poi hanno ammazzato anche lui, ma solo che in Italia prendono tutti quanti ordini. Non c'è qualcuno che dica, aspetta un attimo, però, cioè, ho fatto l'esempio prima della ratifica del trattato di Wetzel, della ratifica del trattato di Prum, con la legge dello Stato italiano nel 2010. All'unanimità, avete letto qualche titolo sui giornali? Maggio 2010. Alcuni mesi fa
Io l'ho già scritto un anno fa, veramente. C'è scritto anche sul diario internato, sulla testa. Sulla testa trovate tutto quello che vi serve, i documenti, sulla testa. Ma io ho scritto un libro, studi anche la mia. Mi passa il grande fratello, ma il grande fratello. Questo libro è uscito nel giugno dello scorso anno. Io ho dedicato un capitolo alle attività di Beppe Grillo. Ma non perché ce l'ho con Beppe Grillo, perché tra l'altro avevo un rapporto anche di fiducia una volta, ora non più ovviamente. Perché dopo aver scoperto questo io mi ho chiesto conto, non ho avuto ancora risposte dopo 3 mesi. Ho posto a Beppe Grillo pubblicamente, prima privatamente, una serie di quesiti e non ho avuto risposta. Poi ho fatto, dopo ho postato i miei quesiti ovviamente sul diario, sulla testa, ma ormai ci parlerete, sono più o meno pubblico, eccetera, eccetera. Beppe Grillo, ho chiamato al telefono, a casa sua, sul cellulare, privato, e non aveva risposto, cioè conosce il numero e non mi ha risposto. Dopodiché io sono andato avanti, ho scoperto altre cose, sto scrivendo, ma non è questa la pubblicità del punto, un libro su, che lo sanno, perché ho detto anche lui, ho detto io sto scrivendo un libro intitolato, sarà intitolato Ombre e segreti di Beppe Grillo, ma non perché c'è proprio, perché Beppe Grillo, Ombre e segreti di Beppe Grillo, ma trovate tutti i riferimenti di blog sulla testa. Non c'è bisogno di farsi pubblicità, però attenzione, perché ho detto una cosa interessante da 7, qualche mese fa, ha detto attenzione a Beppe Grillo, perché sembra che sia stato cooptato, guardate che perciò non sapeva niente. Si è stato compito, no, abbiamo compitato la nascente opposizione per controllarla meglio, cioè il sistema di potere è arrivato a questo, a controllare anche una protesta condivisibile. Io ho fatto conferenze in giro per l'Italia per anni con i grillini, e se andate a cercare su rete, ritrovate queste cose anche su YouTube. Una tra le più importanti è stata organizzata proprio a Genova 3 anni fa, organizzata a Genova e in giro per l'Italia. Io una volta ho partecipato anche a uno spettacolo chiamato Beppe Grillo, ma sto parlando fine del 2007, inizio del 2008, ma non sapevo ancora nulla di questi incontri segreti, perché stavo pianificando questa azione. Guardate che il problema è il manello di congiunzione, io lo chiamo ufficiale di collegamento, si chiama Casaleggio Associati. Casaleggio Associati, soprattutto Gian Roberto. E l'assessore, che è il contatto. Come mai c'è un ambasciatore che chiama un comico da uno spettacolo che pure sta dietro, non era ancora, sì, c'erano le liste civiche, però non c'era ancora il Movimento 5 Stelle. Che ragione c'era di incontrare Beppe Grillo segretamente? E perché Beppe Grillo non ha detto nulla a nessuno? Ma scusate, la trasparenza non è finita. Perché? Scusi, questa è già scritta da mesi, consultabile. Prima ho contattato, ripeto, ho contattato Grillo amichevolmente. Beppe, mi spieghi perché questo rapporto te lo mando, mi spieghi per quale ragione hai incontrato segretamente l'ambasciatore americano a Roma, Ronald Spogli, emissario di Bush Junior? Chiariamoci, io ho il rapporto in mano, non lo sto inventando, non è una sofficata di servizi, intervistatori, eccetera, eccetera. Risposte zero. Dopodiché gli ho mandato la mail, la sua, privata, risposte zero. Dopodiché l'ho postato sul mio blog. Sì, sulla testa. Posso dire che anche l'allegato è sul blog che si può scaricare. Cioè. Posso fare una domanda locale? Perché? La cosa perché l'abbiamo richiesta noi, perché negli Stati Uniti è possibile acquisire la documentazione classificata, c'è un sistema. Non è stata una spontanea. No, è stata fatta una richiesta. Noi sapevamo che avevamo incontrato con una risposta, però non avevamo le prove. Abbiamo fatto richiesta, è stata una richiesta giornalistica. Negli Stati Uniti è possibile acquisire e la documentazione viene classificata. Questo ho portato una serie di documenti classificati per intenderci nel campo recentemente operati. Chi vuole può
venire a guardare qui, si rende conto, ma sono anche le lingue, tra l'altro, anche in termini ci sono, documenti segretari o declassificati. Abbiamo acquisito questo documento, abbiamo chiesto contro la persona, non è che noi l'abbiamo sbattuto in prima pagina, sbattimo il nostro in prima pagina, no, io ho chiesto conto, ma anche nella sigla degli americani si siano inventati tutto, no? Allora Beppe Grillo poteva smentire, me, gli americani, rispondermi, non ha fatto mai tutto questo. La cosa più grave non è informato il suo movimento politico che è di sua proprietà. Cioè io sono stato quello che pubblica l'atto notarile, non il nostro atto, fabbricato il tavolino da Gian Roberto Casaleggio. L'atto notarile a Genova, pubblicato, proprietario di tutto. Scusate, il Movimento Democratico può essere, può avere mai due proprietà, perché l'altro non è Casaleggio, no? C'è un nipote e un'altra figura, ovviamente, no? Può avere mai un Movimento Libero Democratico, un proprietario, un padrone? Lasciamo stare quello che sta accadendo in Parlamento, perché una farsa del genere, io rifiuto la candidatura, io non sono candidato, io non credo in Parlamento tranquillamente. L'ho già rifiutata per 20 volte, per due legislature. Sono stato un giornalista, non sono un politico, non mi interessa, non mi interessa. Non sono convinto. Quindi Grillo deve spiegare molte cose. A me non interessa più perché io ho chiesto un momento opportuno. Adesso sto lavorando un libro che ho ultimato, sono ultimato libro, non si tratta soltanto del contatto, della cooperazione con il governo americano. Tra l'altro l'attuale ambasciatore, come sapete, ha ricevuto anche i parlamentari Grillini recentemente, ma la cosa è stata pubblicata questa volta, a differenza del 2008, e ci sono state degli elogi di questo ambasciatore che continua a intromettersi nella politica italiana ed è la prima volta che accade questo. E questa è la facciata della superficie. E questo vi posso dire per il momento. Tutto il resto è sul blog, sulla testa. Io ho nessuna responsabilità penale, civile, con Beppe Grillo, Casaleggio Associati, gli americani e compagnia bella. Sono stanco che il mio paese si faccia veramente. Faccio apparendo che sono la vita della democrazia, sono stanco dei comici dello spettacolo, perché siamo veramente arrivati alla frutta, no? Se il paese deve... Ma non è un problema di Beppe Grillo, che interessano soltanto i soldi. Chiariamoci una volta per tutte. C'è un conosco Grillo, probabilmente meglio di tutti quelli che sono presenti in questa sala, personalmente. Conosco la sua famiglia, conosco la sua famiglia, cioè ho avuto un rapporto di conoscenza diretta. Poi di studi, di analisi, di scoperte di cose che non mi piacciono, perché finché fai il comico e guadagni soldi, il problema tu non mi interessa poi anche farlo. Ma se tu devi decidere il destino del mio paese, di ipotecare la democrazia per sempre, e lo devono fare ancora una volta sulla mia scena gli americani, che hanno sempre diretto le marionette, non è Grillo il primo a essere eterodiretto, Grillo è eterodiretto, è un megafono in mani altrui, è un megafono in mani altrui. L'ho scritto a chiare lettere, vitali, prove alla mano. Le dice qualcosa il campo in ferro qua a Spezia? Non ne sa niente? Sì. Allora, sentire le voci del popolo, sembra che lì parte il fatto che ci hanno buttato antivegetativa delle navi a tonnellate, sì. E residui ferrosi, ma sì, sembra addirittura che ci sia andato anche l'uranio impoverito. Sì, è proprio cosa è successo qualche anno fa. Cosa ha fatto la Marina? La Marina ha steso un velo pietoso, allora, un bel pezzo di nylon e hanno detto abbiamo bonificato. Sì, è vero. Allora, mi racconto, lei ha citato l'uranio impoverito. Tra il 2003 e il 2004 abbiamo scoperto che cosa combinavano. Smontavano gli elicotteri ormai dismessi. Dovete sapere che gli elicotteri militari, ma anche quelli civili, in alcuni esemplari, e anche i velivoli civili, soprattutto quelli fabbricati dalla Boeing, ma non solo, utilizzavano dei contrappesi all'uranio impoverito, perché non costava niente, era praticamente a disposizione di tutti, e poi poco ingombrante, quindi a costo zero. Ha un problema l'uranio impoverito, che quando produce ovviamente più fuori, quindi diventa tossico, eccetera, eccetera. Cosa è successo alla Spezia nel 2003 e 2004? Abbiamo scoperto casualmente, ma molto casualmente, prove alla mano, che smontavano gli elicotteri dismessi e tiravano fuori l'uranio impoverito all'aria aperta, così ci sono stati anche degli incidenti e poi comunque abbiamo fatto questa scoperta.
aspetta, hanno trasferito una parte di questa, erano 760 kg, un piccolo cane al CISA, a Santino Grande, dove c'era il nucleare, dove hanno realizzato una discarica a cielo aperto. Cioè hanno trasformato un'area di un sito nucleare dismesso in una discarica militare a cielo aperto, così come la Svezia. Perché qui la quantità di quei rifiuti era talmente evidente e ingombrante che dovevano portare altrove. Ma qui ci sono, qui ci sono. Io mi preoccuperei delle falde e degli incendi. Sì, la Pola di Cadimare. Tutta quest'area piena di queste risorgive, quell'area lì è particolarmente caratterizzata da questo tipo di fenomeni. Sì. Quell'area è fortemente inquinata. Io ho letto dei rapporti da loro stessi prodotti, non è che mi sono inventati io, del CISAL, perché poi ho utilizzato il CISAL per fare anche l'area militare, non è che ti darò al laboratorio indipendente universitario. CISAL, autocertificare di tutto a posto. Praticamente c'è. Quindi viene fuori questa storia dei contrappesi di questi elicotteri, nel caso noi trovavamo proprio che temo rimane su un carico di 760 kg che robetta, cioè erano avanti da anni a fare queste cose. Quando i rifiuti qui erano purtroppo ingombranti, si vedevano, li trasferivano alla spicciolata a nottetempo a San Piero Grande. Hanno fatto questo per anni. Per anni. Vogliamo chiudere in bellezza perché non possiamo. Dove viene fuori? Da una serie di interrogazioni parlamentari suggerite dal sottoscritto ad alcuni parlamentari di Rifondazione Comunista tra il 2003 e il 2004 e le risposte governative del ministro Antonio Martino. Cioè noi abbiamo trovato le cose, no, però volevamo la controprova ufficiale del governo. No. E lettera degli anni, ma non è stata l'unica, ce l'ha anche Mauro Bulgarelli e altri parlamentari, hanno fatto autonomamente delle interrogazioni, erano una commissione di difesa della Camera, di deputati, e hanno fatto delle interrogazioni al ministro Antonio Martino della difesa, sulla base di informazioni giornalistiche riservate. Cioè potevano anche dire, Martino mi ha detto non è vero, ha detto di no. Guardate, cioè, un'interrogazione parlamentare, è innocuo. Avete capito? Cioè, no. Quindi questo è il livello di attenzione di salvaguardia ambientale e sanitaria. Io vi esorto a leggere per l'unica. Grazie. No, adesso devo chiudere la nostra scusate, chiudiamo in bellezza. Abbiamo ordini nucleari a Spezia. Non ho capito. Abbiamo delle bombe a testata nucleare a Spezia. La Spezia no, non ci sono ordini nucleari. Però c'è un inquinamento che è fatto dalle provocate dalle radiazioni ionizzanti. Questo c'è. C'è un inquinamento elettromagnetico da radiazioni ionizzanti. Che è ben più grave, un inquinamento per quasi